Buonasera, buonasera a voi tutti, eccoci di nuovo qui per una puntata del salotto del venerdì, un salotto che fate voi che ospita a tutti, non ci sono limitazioni, non ci sono segnalazioni, raccomandazioni, ok? Perché il salotto è di tutti, è uno spazio libero dove ognuno può dire quello che ritiene giusto dire, senza nessuna. così, senza nessun indirizzo dato dalla Emittente o da me o da chiunque altro, chiaramente si interloquisce e eh, cioè, si cerca di parlare in positivo. Questo perché? Perché se dobbiamo venire qua a fare il lamento di Federico, abbiamo perso solo tempo, ormai di lamenti ne possiamo fare quanti ne vogliamo. Basta accendere la televisione e vedere il nostro telegiornale e di lamenti ce ne sono centinaia, non è che li facciamo noi o li diciamo noi, ma ci chiamano le persone per farci vedere il disagio nel quale sono costretti a vivere e quindi la vera informazione è anche questa, non è che noi la edulcoriamo, facciamo vedere quello che c'è. Non ci fa piacere, questo sia ben chiaro, così come non ci fa piacere dare. Dello scorretto a un personaggio politico che si comporta male nei nostri confronti o nei confronti di un nostro giornalista. Perché il giornalismo vero è il giornalismo libero, non quello fatto su ordinazione. Per cui, a domanda, come nei Carabinieri, a domanda risponde. Se il giornalista ti fa una domanda cretina, tu rispondi dicendo: Ma questa domanda non mi va di rispondere. Oppure trovi una circolocuzione di parole. Oppure, segreto, come si fa gli esami? Agli esami, quando lo studente non sa che cosa, l'argomento che gli viene chiesto, che cosa fa? Usa un termine preciso, italiano, tergiversare. Tergiversa, invece di rispondere sul re Carlo, risponde sul re Giovanni. Va bene? Parla, è importante parlare, ma certamente. Non bisogna mai aggredire l'intervistatore, il giornalista, perché fa il suo dovere, lo fa secondo scienza e coscienza. Ma secondo un criterio, almeno fin tanto che lavora RTV, secondo il criterio della libertà di dire ciò che vuole e di far dire ciò che vuole, noi non tagliamo un bel niente. Ovviamente evitiamo le cose prolisse: oltre i due minuti, un servizio televisivo di TG non vale niente, non lo segue più nessuno. Ma solo da, sotto questo profilo e sotto questo punto di vista. Detto questo, vediamo. Come sempre, questa sera non è il pianoforte a farla da padrone nella nostra kermesse musicale, lo no, fanno due strumenti, uno più bello dell'altro. E guardate che la musica sta vincendo, sta vincendo dappertutto, anche nella nostra città, anche contro quelli che di musica non capiscono niente perché non lo vogliono capire. L'altra sera, e questo lo voglio ribadire anche qui, sono stato, come mi accade spesso. Al Cilea, dove c'erano dei bambini stupendi, dei bambini, perché di bambini si trattava, che hanno intonato nel coro a tre voci. Sapete cosa vuol dire un coro a tre voci? Significa che io che sono accanto a un altro, io canto una cosa, mentre l'altro ne canta un'altra, mi fa il controcanto, e si siamo in tre, ed è difficile concentrarsi a cantare in maniera diversa da quello che mi sta accanto, no? Quindi è difficile, bravi i maestri, molto bravi. Il coro era il coro del De Amicis. Sapete dove erano? In fondo al palco, dietro, laddove non si sente niente. E quei bambini erano bravi. Fortunatamente c'era il RTV. Vedete, quando il RTV vuole, e lo vuole sempre, capisce che deve andare a fare delle riprese, anche se ci costa parecchio. Perché noi siamo una televisione libera, non siamo sovvenzionati da nessuno, men che meno dai partiti politici o dai parlamentari europei, nazionali, locali, comunali e regionali. E per questo siamo liberi. Per c'era RTV e fortunatamente e intelligentemente gli operatori si sono messi in alto per poter prendere i bambini dall'alto, evitando quella muraglia cinese creata dalle sedie, sedie vuote, con i leggi vuoti che erano stati messi perché doveva andarci l'orchestra. Quindi i bambini relegati dietro. Vi sembra una cosa normale questa? È cultura musicale questo è un'altra cosa. Sì, è vilipendio della cultura, è vilipendio dei bambini, che avevano diritto, infatti, devo dire, io sono estremamente corretto, pur non avendo una grande simpatia per il soggetto, perché no comment, il perché, però il presentatore ha avuto l'intelligente idea di farli passare avanti, e di presentarli a uno a uno poca cosa rispetto a quello che stavano facendo però almeno gli ha dato la possibilità di presentarsi con nome e cognome e devo dire che qualcuno lo ha fatto anche in maniera molto molto simpatica ma non è così che si fa cultura la facciamo stasera con Cecilia Popamare al violino, vieni grazie Cecilia ti do del tu perché potresti essere benissima mia figlia e forse pure mia nipote buonasera, buonasera ti do la mano anche, anche le dita vanno bene la stessa servono quelle dita a suonare? Eh, sì. Allora, quale telecamera scegliamo? Quella di fronte. Allora, quella di fronte. Cecilia, che è stupendo. Questo è uno eh, stupendo, uno un strumento... Ma tutti gli strumenti sono belli. Assolutamente. sì eh, Da quanto tempo studi il violino? Eh, da quando ero piccolina Sì, perché anni. ora siamo grandi. Eh, no, vabbè. <ride> allora? Eh, ero piccolina, avevo 10 anni, eh, ho iniziato sotto la guida di mio padre perché anche mio padre... Perché il violino? Eh, il violino, perché sin da piccolo, appunto sentendolo in casa suonare da mio padre, cioè, il suono proprio dello strumento mi attirava molto. Papà è musicista. Sì, 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 sì. Eh, quindi, eh, Figlia d'arte, via. E quindi mi attirava molto questo strumento, la bellezza la, della melodia di questo strumento. Ecco. Eh, sì, è davvero è l'altra parte. Insomma. Qual è il tuo autore preferito? È difficile dire quale sia il mio autore eh. preferito, devo dire. Mozart mi piace molto, infatti stasera suoneremo Mozart. Meno ah, male, perché l'altra volta c'è stato un ragazzo. Mi piace molto Liz, ma suono Mozart. <ride> <ride> eh beh, però è bello lo stesso. E, no? e anche Brahms a livello sinfonico Brands. e anche per musica da camera è molto bello come compositore. Quali sono le aspettative di Cecilia? Eh, mi piacerebbe molto eh, insegnare, mh, e anche però, lavorare in orchestra oppure in formazione anche di musica da camera. E sono importanti entrambi sia l'attività concertistica che l'insegnamento. Però mi viene un dubbio. Sì. Il nome Cecilia perché? Eh perché? <ride> è un dubbio reale. Eh? No, no, i miei genitori sono musicisti e allora... hanno. Tutti e due, sì, e come sì, si, 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 si poteva chiamare la sì. figlia se non Cecilia? Sì. <ride> sono... Veramente molto molto bene, mi fa piacere. Chiamiamo il tuo collega di serata che si chiama Lorenzo Commisso, E che suona il flauto? Se non sbaglio, è un flauto attraverso o sbaglio? Prego? Ah, ti hanno munito anche del microfono, perfetto. Allora, che flauto è questo? È il modello, no, no, che tipo è, di flauto è? È in argento, tutto argento. Flauto traverso, un flauto traverso, eh. tutto in argento, quindi sì, attenzione, sì. è un valore, no? Da quando è che hai cominciato è in prima media. In prima media cominciato, e il flauto, perché il flauto? Perché ehm, in quinta elementare hanno fatto una specie di open day. Mm. Eh, dei ragazzi della che mi sono iscritto e... e con il flauto. Sì, L'autore preferito? L'avevo a periodi, per esempio... <ride> Questa è la più bella risposta che mi hanno mai dato, a periodi, bella, dimmi, dimmi. Tempo, eh, poco tempo fa Bach, ora mm. Mozart. No, ma, quindi e poi più avanti, non sappiamo. Vivaldi e Vivaldi, Vivaldi, Vivaldi più, più con questo eh. che non con quello, anche se anche il flauto da verso va, va molto bene, anzi benissimo. Vi devo dire che l'orchestra che ho sentito l'altra sera c'era una, una bambina, credo fosse ucraina, che suonava il flauto attraverso in una maniera sì, sì. Eh, veramente eccellente. E devo dire che tutti i bambini suonavano bene, è una bella, una bella realtà. Quindi la musica vince. Da dove vieni? Siderno. Reggio Calabria. Reggio Calabria, quindi siamo là. insomma, Città metropolitana, no? Esatto. Cosa ti aspetti dal tuo futuro? A me piace studiare. Eh, eh, studiare che è musica o matematica? No, musica. Ah, A no, studiare, studiare, mi piace studiare quella matematica, la fisica. No, no, quella non mi piace vabbè, 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 cancelliamo questa frase regista, per favore. Eh, oh, mi piace la musica, mi piace tutto. Certo, certo. Eh, mi piace fare sempre meglio, quindi. Ti piace spero di fare superare te stesso. Ma questa è la, la cosa più bella. Che ci fate sentire stasera, Cecilia? E stasera appunto Mozart eh, faremo due duetti eh, scritti appunto per i nostri studenti. ne facciamo uno prima e uno dopo allora, per, per tagliare per un po'. uguale, sì, sì Va anche. bene, così facciamo uno a metà e uno alla fine. Okay. Va bene? Va benissimo. Due allora, duetti. Sarebbero scritti per due flauti, però esatto. abbiamo cercato di... Ah, l'avete riarrangiato anche... sì, voi? Questo sì. mm, è molto sì. molto interessante. Che i nostri ragazzi, vedete, non, non si fermano. A leggere la musica, interpretare, ma fanno anche le cosiddette variazioni sul tema, in questo caso l'hanno riarrangiato proprio sicuramente, no? Che vi devo dire? In bocca al lupo e speriamo che il mondo locale, che il, il mondo vi capisce, il mondo vi vuole, vi va cercando, il mondo locale vi, vi cerchi, vi faccia, vi faccia suonare. Noi cerchiamo di far il nostro meglio. Lo sapete che quest'anno conservatorio? Sì. Conservatorio? Sì. Mm. Quest'anno il conservatorio ha avuto un boom di iscrizioni, tant'è sì. vero che il direttore è stato costretto a riaprire le iscrizioni. Siamo a 300 iscritti al primo anno, cioè un numero mai visto a Reggio Calabria, sì, sì. il che vuol dire che eh, i ragazzi si, come si dice, si indirizzano verso la musica, riaperte le iscrizioni per pochi giorni naturalmente, per dare la possibilità anche ad altri di arrivare al conservatorio. Il conservatorio è una, una delle certezze di questa città confermo. Grazie della conferma. Tu pure? Certo. Allora siamo a posto. Grazie, grazie e grazie accomodatevi pure. Vediamo gli ospiti di questa sera. Allora, cominciamo subito con un, eh, un personaggio della città che viene dal mondo della scuola e probabilmente adesso si sta godendo un po' di riposo, ma io non ci credo perché non è il tipo che si riposa, che però ha nei giovani e con i giovani Tanto da dire e tanto da fare, tant'è vero che fa parte di un'associazione che porta il nome di Neda Kairos. Poi chiederemo a lui stesso perché porta questo nome. Il professore Antonino Sergi. Buonasera professore. Prego, si accomodi. Buonasera, benvenuto. Prego, si accomodi. La telecamera è quella di fronte a lei. Per favore si presenti. Antonino Sergi, preferisco definirvi un cittadino. È una categoria minoritaria e spesso colpevolmente silenziente. Non a caso, da vari lustri, cerco di portare i ragazzi a diventare cittadini impegnati, consapevoli e responsabili e ad appassionarli alla politica, alla politica è una migliore, come arte nobile, della quale non possiamo non occuparcene perché decide la nostra vita. Da molti anni eh, mi sono dedicato per, per lungo tempo, due anni e mezzo al Comitato pro, pro Aeroporto dello Stretto. Adesso sono impegnato da pensionato in varie attività. Pensionato e... è una parola per lei che non la vedo tanto azzeccata. Sì, infatti. Infatti. Non la vedo tanto azzeccata. Bene, durante la corsa della trasmissione parleremo anche delle cose di cui lei si occupa. Oh, eh, un fatto di cultura è sicuramente la conoscenza del cibo, non c'è dubbio nessuno conosce la storia del cibo. Noi ci sediamo a tavola, mangiamo ciò che ci viene presentato o qualche volta lo cuciniamo, per esempio io amo molto stare dietro i fornelli, nel senso da questa parte, perché mi piace molto, è cultura. La trasformazione dei cibi, perché la cucina altro non è che una trasformazione dei cibi tramite il calore, è un fatto di grande cultura, ma spesso non ci occupiamo di questo. Noi mangiamo la parmigiana e pensiamo che sia una qualche cosa che è nata nell'Emilia, perché lì hanno il parmigiano il reggiano, che niente di tutto ciò, la parmigiana è araba. Noi mangiamo, che vi devo dire, le famose nacatole, qua, in Calabria, no? E pensiamo che sia una cosa nata in Calabria, ma non ne parliamo proprio. Ma noi parliamo proprio, anche quello è un cibo arabo, noi i nostri cibi vengono proprio da un mondo che ahimè non c'è più ma che è stato qui come dire presente e ci ha scaricato la sua cultura che poi è diventata la nostra ma potrei continuare ma c'è chi invece ha preso carta e penna e ha cominciato a scrivere qualcosa come una vera e propria ricerca dei gibbi perduti interessantissimo questo libro perché potete andare a cercare cose che magari Avete conosciuto dalla nonna, dalla prozia, da qualcuno e poi si è abbandonato un po' lungo la, lungo la via degli anni perché molti cibi si sono perduti davvero. Sentiremo da una delle coautrici che si chiama Manuelita Iacopetta, che è autrice proprio di questo libro. Buonasera. Salve, buonasera. Buonasera, buonasera. Grazie, grazie per essere qua. Siamo grazie a te. La telecamera è quella. Quella? Mm -hmm. Dove c'è la lucetta rossa c'è Sì, sono Manuelita Iacopetta, io sono stata un'insegnante di musica per, per 27 ah, anni Quindi lei è a casa sua stasera però. Sì, infatti ho apprezzato Noi molto. Noi siamo una specie ragazzi. di casa della musica <ride> Sì, è un linguaggio universale, è una eh, delle cose più belle Ma Non mica lo costa, capiscono no. tutti però Esiste, assolutamente mm. no, può arrivare al cuore di tutti davvero Arriva al cuore di tutti ma non al cervello di tutti Eh beh sì, quello dipende poi da ognuno insomma Giusto, prego e comunque mh, mi definisco io una creativa perché mh, sono un'iperattiva, mm. perché non riesco a stare senza far nulla. Da quando non insegno più mi sono dedicata. Siete colleghi? Mm. No, no. no. Come, siete colleghi, ve lo dico io Lui che siete colleghi. Perché ah, come, siete iperattivi tutti Come iperattivi? Tutto <ride> grazie. Siete, no. no, anche mi piace molto la musica. E appunto, provare. siete colleghi anche per questo, vi conosco. Quindi, quindi prego. Ho, ho creato un'associazione culturale che è diventato un contenitore di, di tutto e di più, quindi dalle mostre di pittura, da perfino dalla mezza terme. Da Anche un autoritratto di Ligabù il pittore eh, Matto. E ho fatto tantissime cose all'interno di, di questa associazione, creo dei gioielli con il filo e le pietre dure. Lei sa che a Reggio ci sono due quadri originali di Ligabue? Sì, 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 sì. Sa dove sì. sono? Le a no, vedere? Non so dove sono. Non eh, lo so, non avevo, non avevo dubbi su questo. Che una delle grandi peculiarità di questa terra è che è se di lei me, no. di destra fa una cosa... Quando arriva la sinistra la cancella. La stessa cosa vale dall'altra parte. Se lei di sinistra fa una cosa, eh, la destra la, la, cioè, la, la cancella perché l'ignoranza arriva fino a questo punto. A Reggio ci sono due quadri di io le consiglio di andarle a vedere sono, sono al Palazzo della Cultura che guarda caso sì. da un governo di destra è stato intitolato un uomo di sinistra un po' di intelligenza ogni tanto non guasta no? Pasquino Gruppi un meridionalista estremamente di sinistra ma una persona di una intelligenza incredibile eppure eh, la gente magari si è dimenticato eh, vado a vedere questi quadri che sono due, due Ligabu originali molto, molto molto belli, sì. molto belli. Sì, sì. bene procediamo Oh, questa sera parleremo di argomenti molto delicati, anche perché a me è capitato proprio di leggere un libro che mi ha particolarmente colpito. Niente pietismi, niente sdolcinature, perché noi siamo pratici, dobbiamo essere pratici. La malattia fa parte della vita, è vita, è normale. E poi chi l'ha detto che non siamo tutti malati? Tranquilli, se volete una malattia ve la trovo subito. Assolutamente subito, senza problemi, e non andate pigliando amuleti e cose varie perché è così, c'è poco da fare. Perché la malattia l'abbiamo inventata noi, capite? Eh. E allora? Stasera abbiamo mh, mh, appunto questi argomenti che sono comunque argomenti delicati e che tratteremo con la dovuta delicatezza e quindi c'è proprio mh, con noi questa sera un infermiere che è uno stomoterapista. Vediamo di capire che cosa vuole dire e si chiama Giuseppe Sapone. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Molto piacere. Grazie, prego, si accomodi pure. La telecamera è sempre quella. Buonasera, io mi chiamo Giuseppe Sapone, sono un infermiere stomoterapista. La stomoterapia che cos'è? È una mh, branca della medicina che si occupa prevalentemente dei pazienti stomizzati, cioè tutti quei pazienti che hanno purtroppo in seguito a una patologia intestinale il chirurgo è costretto a confezionare il cosiddetto stoma e che si trovano appunto con il sacchetto sulla pancia, quindi sulla zona addominale e da dove fuoriescono tutti il materiale enterico, cioè le feci. Per cui sono una, diciamo così, il paziente estomizzato deve avere una doppia diciamo così, eh, difficoltà a combattere la malattia e successivamente si ritrova con questa nuova cosa che, si, che è sulla, sulla pancia. È, un, è una vera e propria protesi, come ci sono esatto. le protesi di altro tipo: no? tutti, tutti abbiamo una protesi. Il telefonino non è forse diventato una protesi, non ce l'abbiamo sempre appresso e guai se non ce l'abbiamo, eh, quindi eh, sono ci sono quelle utili e quelle più o meno inutili. Grazie, poi parleremo durante la serata di quello che. Dove opera? Io sono, lavoro in ospedale al GOM, nel GOM. reparto di chirurgia. Chirurgia? Opere. Sì, sono responsabile dell'ambulatorio di chirurgia. Bene, grazie. Oh, benissimo. È una figura io sono anni che dico che è fondamentale. Io credo che ognuno di noi dovrebbe avere una figura professionale come quella che adesso vi sto per presentare, come sia il medico di famiglia, il medico personale, il confessore. Io credo che ci sia bisogno, ma veramente tanto, di avere uno psicologo, uno psicoterapeuta. Sono tutte professioni molto simili una accanto all'altra perché l'Italia è fatta di queste cose l'Italia è fatta di sindrome di, da overlap cioè di sovrapposizione No, ci sono i geometri, gli architetti e gli ingegneri poi vai a vedere fanno praticamente tutti la stessa cosa ci sono i commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro fanno tutti la stessa cosa anzi litigano pure tra di loro per vedere chi deve fare e chi non deve fare perché non c'è una linea di demarcazione io che, credo che queste professioni dovrebbero essere in qualche modo accorpate. Ma sono utopie. Quella che noi vi presento è una psicologa e psicoterapeuta e che si chiama Monica Sciacca. Buonasera, si accomodi pure. Buonasera, e Buonasera benvenuta. Buonasera, grazie. Grazie Non è detto che lei debba essere assolutamente d'accordo con me, tutt'altro, però poi parleremo di questo. No, invece stavo appunto <ride> dicendo che è stata veramente una bella presentazione. Che... La ringrazio, sì, sono psicologa psicoterapeuta, purtroppo effettivamente in Italia non siamo molto valorizzati. Sa perché? In America perché? non è così. Perché noi siamo convinti che se io vengo da lei perché ho bisogno di psicoterapia, eh, e io credo che tutti ne abbiamo bisogno, Proprio per modificare anche il nostro comportamento, che talvolta è assolutamente inadeguato, sono un pazzo. Cioè, vengo sono subito identificato come una persona non sana di mente. E non è così, e non è così. forse è il contrario. Forse, forse chi non si rivolge a queste figure professionali è così, è, è, ha qualche crotella in meno. Ne parleremo. Intanto ci presenti lei, per favore. Io sono Monica Sciacca, sono psicologa, psicoterapeuta funzionale e corporea. Credo di essere anche l'unica in Calabria con questo tipo di, eh, di specializzazione perché effettivamente non, non, non ho colleghi qui, poi ce ne sono per tutta Italia e mi occupo in particolare del, dell'importante rapporto esistente tra la, la, tra la mente e il corpo, che purtroppo molto spesso è un, un po' eh, diciamo messa da parte, Come in qualche modo poco valorizzata. Sì. Come eh, se giusto. fossero due cose separate. Comunque il fatto che lei sia sola è dovuto anche a un, un processo di immigrazione, perché quelli come lei, lei è un caso raro che è rimasta, no? Quelli come lei prendono il treno, come dice il professore, lo ha detto alla nostra consulta della cultura l'altro giorno. Non poteva che essere una cosa corretta, quella che ha detto, cioè prendono il treno, l'aereo, il cammello. Ma in qualunque modo, la bicicletta, basta che vanno via da qua. Perché noi non siamo capaci di, di trattenerli, questo è il dramma. Però le devo dire una cosa, io non sono rimasta, diciamo che sono è arrivata, tornata. Sono arrivata ah, perché arrivata. io vengo perché dalla Sicilia. Viene? Vabbè, ma Sicilia è sempre, <ride> siamo in sei... zona. sempre cosa nostra. Eh. <ride> <ride> da dove viene della Sicilia? Dalla provincia di Catania. Cioè? Giarre. E eh, Giarre, ne conosciamo Giarre. Eh, e sapesse non Giarre, quante, Giarre quante tradizioni che ha? Giarre, le dico già una, una cosa, tanto per diene una, no? Non è che io sono picco della mirandola, però le cose le so perché sono tanti anni che vivo qua. A Giarre c'era addirittura una squadra di baseball, una, sì. che chiamava proprio, proprio era, era proprio di Giarre, una, una bellissima eh, squadra di, di ragazzi di Giarre che facevano questo sport, che non era uno sport italiano. Anche di rugby. Di rugby anche, certo. No, no, ho detto una, ma sì, chissà quante altre, altre cose. Bene. Oh, abbiamo proprio di fronte a Manuelita l'altra autrice, anzi un autore, che è il signor Pietro Ardito. Eh, lui stasera ci, ci porterà per mano, ci condurrà a conoscere alcuni cibi. È vero? Buonasera, si accomodi. Ecco il, la sua telecamera di fronte, ci dica pure chi è. Io mi chiamo Pietro Ardito, faccio il ginecologo, ma non sono ginecologo. Ah, questa, questa poi me la spiega però. Perché io non sono quello che faccio e mi fa piacere non essere quello che faccio, perché il discorso sarebbe, diciamo così, complicato. Ma secondo me se uno è quello che fa è un problema. Se uno si identifica in quello che fa è un problema anche perché poi quando non fa più non sarebbe più ho, larga, ho la vaga impressione che lei faccia una buona filosofia però perché è un ragionamento quasi filosofico eh, sì, ragionamento. cogito ergo sum ma la... invece qui no più che ho cogito qui è fare perché c'è tanta gente che si identifica in quello che fa sì. invece io ho cercato di essere un'altra no, cosa al di eh, fuori di quello che fa. esatto fatto. una cosa io faccio, eh. infatti quando, la cosa più imbarazzante è quando abbiamo scritto il libro è stata fare la biografia e ho scritto così, fa il ginecologo e è appassionato di arte, cinema, teatro e tradizioni calabresi. Quindi questa Perfetto. è la presentazione. Comunque qua, caro dottore, è così. Qui bisogna fare qualcosa di diverso da quello che si è. Ah, benissimo, e poi, allora. Ma questo è normale da molte parti, perché se lei non, se lei non facesse questo si sentirebbe... Quasi, non dico è inutile perché fa la sua professione, ed è una professione importante, ma si sentirebbe vincolato solo a quello sì, e esatto. deve uscire fuori. Bene. Pensi chi le parla quante cose fa, uh. eh. ma si ricordi, questo non se lo scriva, che solo chi fa tante cose ne può fare altre. Eh. Allora. Detto questo, la detto questo, eh, persona che, ho, che sto per presentarvi è una persona speciale, secondo me, che fa il paio, che fa il paio con una persona della quale vi parlerò da qui a poco. Per questo libro che mi è capitato tra le mani, a dire la verità me l'ha dato mio figlio, che vorrei che voi tutti leggeste, per quello che rappresenta. Perché guarda caso, la storia raccontata in questo libro fa il paio, in qualche modo, con quella che invece ci racconterà Daniela Iocopino, che ringrazio di essere qua con noi. Buonasera Daniela, benvenuta e grazie mio. per averci invitato. Grazie accettato a lei, posso, prego. grazie. Prego. Salve, Daniela Iacopino. Allora, sono mamma da 20 anni, single. E fino a sei mesi fa ero polifunzionale, cioè facevo tutto. Esteta per difetto perché sono figlia d'arte, centro estetico. Mia sorella è una scuola di danza, facevo di tutto. Sei mesi fa scopro di avere un carcinoma maligno che Non considero, come già ci siamo detti precedentemente, una malattia, ma una sfida, anche se so che la mia situazione non è delle più semplici, non è delle più eh, floride, non è bellissimo dire Daniela c'ha il cancro, ha, anzi più che il cancro ho eh, oltre al carcinoma maligno arretto al quarto stadio, ho anche una metastasi al polmone per ora inoperabile, per cui la situazione in questi sei mesi è cambiata dall'oggi al domani. Eh, però posso dire che sono, sono sempre felice, sono contenta, ho conosciuto persone meravigliose eh, e sono sempre col sorriso sulla bocca. Non mi considero una malata, spero di rappresentare le cicatrici di tutte le donne malate oncologiche come me, e spero di suscitare a qualcuno un po' di luce perché gli afflitti non vanno da nessuna parte lei sta dando una lezione non sta facendo una semplice... non lo so dottore non Levo? lo so perché cre... non lo so se questa è una lezione ma e io credo... le dico di sì proprio glielo dico per questo perché vede noi... ma non sta dando una lezione a quelli che hanno una patologia no? si sbaglia se pensa a questo e voglio dire ben altro lei sta dando una lezione soprattutto a chi ha l'abitudine di lamentarsi, di piangersi addosso, pur, non, pur non avendo È vero. magari un pensiero serio come quello che lei ha, perché per quanto lei lo possa super, aver superato, immagino grazie alla psicoterapia, grazie alla, alla professionalità di chi la segue, perché da sola non sarebbe andata da nessuna parte, me lo consenta questo. Ha bisogno delle le, loro. Lei, so, lei, lo so. lei, lei ha detto, lei ha detto, meravigliose ha sì. detto, le ha 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 è le ha detto, le ha detto, la cosa detto, le ha detto, le lei detto, le ha detto, le detto, le ha detto, 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 probabilmente anche da molto di più di quanto riceve. e lo spero, eh, no? lo spero. Eh, io spero eh, vera, veramente di riuscirci la lezione non pensi che sia uh, il diktat il diktat è un diktat, non è una lezione la lezione è un'altra cosa Vede, a me è capitato questo libro hm? eh, la peculiarità di questo libro e poi ve ne farò avere una copia perché le, le, ho, le ho chieste proprio tante eh, non è scritto da una persona di, di qua è un infermiere che lo scrive è un'infermiera che non si firma. Io non so neppure come si chiami questa persona. Ha usato uno pseudonimo, Ade. Così, ADE. Ade può significare tante cose, niente. E per quanto abbia eh, cercato di capirlo, perché me lo ha regalato un mio figliolo che, come tanti figli nostri, non è qua. È andato a fare ben altro perché lavora. <coughs> lavora in più di una università d'Italia e dell'estero, per, lav per lavora a favore, anzi le darò una copia di un lavoro che ha fatto lui, dove, assieme ad altri colleghi, ma lui è il capofila, eh, non perché sia più bravo degli altri, perché là si lavora così, là il merito conta, deve essere figlio di io, figlio di lui, non conta niente. Ne. Sta studiando perché quella che si chiama la medicina dei disastri, dove eh, si considera per disastro per esempio il covid ma potrebbe essere un terremoto, potrebbe essere un maremoto potrebbe essere... cosa stanno cercando di fare? naturalmente hanno certificato il fallimento della sanità italiana perché non siamo stati capaci di eh, non di arginare il covid perché quello abbiamo fatto, abbiamo fatto il nostro meglio ci hanno detto un sacco di frottole non, non, molte non le sappiamo neppure ora la verità è che però gli ospedali sono stati chiusi se non per il Covid, molte malattie croniche non sono state più curate, molti diabetici si sono scompensati perché non hanno avuto le cure necessarie, molte patologie non sono state diagnosticate e potrei continuare. Noi pagheremo il conto fra 3-4 anni quando verranno fuori queste cose. Qual è la, lo, lo scopo di uno degli studi che stanno facendo? Quello di affidare agli infermieri alcune diagnosi e terapie che possono benissimo fare gli infermieri perché hanno l'esperienza per farlo, la titolarità per farlo e possono farlo forse anche meglio dei medici che sono rimasti pochi. Siamo rimasti in pochi, anche perché noi facciamo altro, appunto come diceva lei. E questo lavoro che le darò senz'altro, io l'ho fatto avere anche al presidente della Regione Calabria. Probabilmente il presidente della Regione Calabria neanche lo leggerà perché lui è impegnato in tutte altre faccende: Vabbè, quello di dire al mondo che farà altri ospedali. Che poi, però, questi ospedali cosa ci mettiamo dentro? Gli ospedali, se non c'è il personale adeguato e professionalizzato, voglio sapere quando abbiamo costruito gli ospedali che cosa ci metteremo dentro. Per cui glielo ho dato perché così lei lo può anche eh, diffondere ai suoi colleghi. Molto piacere. Detto questo, lo legga prima no, e poi no, mi dirà. Sì, la ringrazio. È una cosa che lei ha detto è molto molto interessante. Purtroppo nel non mondo della sanità di cui io faccio porte, parte sono orgoglioso di farne parte. Ma certo, ma tutti perché siamo perché orgogliosi. Perché io spero di poter dare una, piccola, una piccolissima impronta della mia professionalità a chi ha bisogno. Bravo, Io dico sempre soltanto una cosa, uno si rende conto della, della professione di un sanitario quando ha realmente bisogno lui stesso. Io sì. dico sempre ai miei colleghi e a tante altre persone, ogni tanto togliamo la divisa che noi durante il giorno lavoriamo, mettiamoci dalla parte della, perso della persona che soffre e forse riusciamo a capire l'esigenza. Ci siamo accorti che esistono le figure sanitarie? Proprio per questo disastro, perché prima non se n'era ne accorto quasi nessuno, no? Anche se ci sono, come sempre, tutti i risvolti... Anche se una, una sua collega adesso è diventata una specie di diva, non va bene questo. Non va bene questo. Non va bene. Infatti subito contratti per fare film e Non è così che funziona. Non deve, ognuno di noi fa il suo dovere perché lo deve fare, perché è giusto che lo faccia. Questo libro racconta, ma ve lo dico soltanto in poco, eh, in pratica... L'infermiera che ha curato una paziente in fin di vita si è immedesimata nella paziente e ha scritto questo libro come se fosse la paziente a scriverlo, con tutti i rapporti umani che questa aveva, con tutto quello che è l'ultimo giorno della vita di qualcuno che, sta, che è pronto per passare a miglior vita. È un bel insegnamento che fa il paio con quello che abbiamo sentito poco saluto, fa. Dottore. Io, in questa mia vita professionale, sono quasi vent'anni che sono uno stomoterapista, io una volta sono rimasto impressionato da un paziente. Da un un paziente, paziente. stomizzato. Nel momento in cui io ho detto, Io cerco di immedesimarmi, di capirla, lui sa che cosa mi ha risposto: Lei non potrà mai capire che lei non ha un'astomia. E questa è una cosa che mi ha fatto capire: Una cosa prossima. è immedesimarsi, una cosa è capire. Sono due cose diverse. Mi ha fatto capire tanto, perché effettivamente è una cosa che io mi ricorderò per sempre. Sì, ma immedesimarsi è una cosa capire è capire un'altra. Uno si può immedesimare in una persona, come è successo in questo caso. È come, eh vedete, la vita è una commedia. È come i personaggi e gli interpreti di una commedia, di una tragedia, di quello che vuole. Il personaggio è quello ed è stabilito da, dall'autore. L'interprete è colui il quale E ci sono tanti interpreti, non c'è un solo. Ci sarà il più bravo, ma non è detto che sia l'unico. E quell'interprete si deve immedesimare nel, nel personaggio che interpreta, altrimenti non lo interpreterà mai bene. Le faccio l'esempio di Regina Bianchi nella Filomena Marturano. È, di Regine Bianchi non ce ne sono state più, una sola, poi l'hanno fatta anche la Magnani ha fatto la Filomena Marturano, ma non è la stessa cosa. Sì, è vero. Magnani è una bravissima eh, artista, ci mancherebbe altro, ma non è la Filomena Marturano, quindi è una cosa diversa. L'infermiere non può, non può capire tutti, perché se no poveraccio, mm. fa come quando facevo io quando studiavo... Eh, Clinica medica, eh, anzi, non la prima, la patologia, patologia speciale medica. Allora si studiava ogni pagina che studiavo eh, le malattie, me ne, me, eh, Questa ce l'ho pure io, anche le malattie ginecologiche, ce l'ho pure io. È normale, no? Perché uno si mette a questo punto, no? È normale che sia così. Allora, io comincerei così, intanto vi ricordo che il salotto è libero, perché potete parlare quando volete, come volete, potete intervenire, potete fare... Io parlerei proprio con la signora che viene dalla Mezia, anche il collega viene dalla Mezia, no? Ecco, perché questo libro ha destato molta eh, curiosità alla ricerca del cibo perduto. Ma perché abbiamo perduto e perché questo cibo perduto? Perduto perché è perduto veramente, nel senso alla lettera, alla memoria. Perché certo, perché il cibo assieme a tante altre tradizioni calabresi, ne abbiamo tantissime, stiamo rischiando che si perdano veramente per sempre mm. e tutte. E quindi, l'intento è stato proprio quello di cercare di recuperare quello che andrebbe perso, e recuperandolo proprio per passare eh, questa, questa consapevolezza, questa conoscenza alle generazioni più giovani, in maniera tale che ne diventino custodi e che a loro volta le tramandino poi alle generazioni successive. Sarebbe un patrimonio mh, vasto, okay. vastissimo, che andrebbe perso e non lo possiamo consentire, non lo dobbiamo permettere, quindi qualcuno se ne deve incaricare e noi nel nostro piccolo... Um, abbiamo cercato di fare quello eh, che era possibile, alla ricerca del cibo perduto. E cosa avete usato? La lanterna di De Mosca? <ride> <Che> avete vi <fatto? ride> a quello che diceva Emanuelita, cioè noi calabresi, per un, per un senso di inferiorità, ci vergogniamo delle nostre tradizioni. Delle nostre. Cioè, chi si veste da bacchiano è tamarro, chi balla sì. la tarantella è tamarro, sì, sì. chi mangia gli strangugli a è tamarro. Io mi ricordo che quando ero ragazzo mangiavo le penne alla vodka. E eh, caspita, no? c'è cioè, i pantaloni a zampa d'elefante, almeno quelli a zampa Forse avevano una, una ragione di essere, ma quelli... Cioè noi ci siamo vergognati delle nostre Quelli a, a cosiddette a Zompa Forse esatto. sono tornati però, Adesso, per sì, ci sì. sono quei pantaloni che usano le signore leggermente più corti, a che pinocchio. arrivano sopra, no? E si chiamano così alla napoletana, perché servono... Ah. Quando uno deve saltare una fossa con acqua, che fa? Si gira i pantaloni. No, e quindi i napoletani, che sono sempre napoletani, li hanno battezzate a Zubaposso. Ecco. Noi abbiamo delle. Noi, quello che dico sempre io, noi Piero della Francesca non ce l'abbiamo. No. Gian Lorenzo Bernini nemmeno. Cioè, no, la, la Calabria è una regione, Dio ha fatto molto per noi, chi ha fatto il mondo? Come cose fatte dall'uomo non possiamo competere con altre regioni dove ci sono cattedrali, grandi quadri, però abbiamo delle cose noi, però di queste cose che abbiamo quasi ce ne vergogniamo. Allora io, la, la, il, cibi, il cibo è una di queste cose, no? in tutte le regioni appena uno si siede gli propongono le cose tipiche, in Liguria la pasta col pesto, in, in Puglia la pasta con le orecchiette, da noi quasi, Quelle adesso c'è un ritorno, adesso c'è un ritorno. Ci sono dei cibi che ormai sono quasi scomparsi. Per esempio? E, per esempio i turdilli, i turdilli col vino cotto. Catanzarese. Sì, ma i turdilli, per esempio, il vino cotto non si, non si sa più nemmeno come si fa e non si trova più, pur qualcuno, volendo. Qualcuno, qualcuno ancora lì fa, cioè, ma molto, sì. molto poco. Ma, eh. Sì, ma sono cose, è un dolce, un sì. dolce natalizio. Sì, 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 oppure non so, la, 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 il piatto tipico della festa, no? era la, la pasta ripiena. In, io vi sfido a trovare un ristorante, a sedervi una domenica, un ristorante a chiedere la pasta ripiena calabrese, non esiste, non, non, bella, non, bella. non esiste ed è un piatto quasi barocco, no? perché c'erano le polpettine, l'uovo sodo, la provola, cioè è una cosa che non si fa più, non, non esiste. Quindi noi, Scusate. Prego, 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 non ridiamo poi la parole. Io credo che i giovani potrebbero fare una cosa interessante, ad esempio, recuperare le piante tradizionali. Io ricordo, per esempio, non so se, se lei lo, lo conosce, perché in grecano si dice pero, pero lisciardini, era una pera invernale che durava mesi. Si raccoglievano queste pere, si mettevano sul letto di foglie e si maturavano nel giro di due o tre mesi, gradatamente. Sono i prodotti della, della, della campagna, della Montagna Volta che adesso non ci sono. I prodotti invece della cucina sono già diversi perché eh, appunto presuppongono una trasformazione. Sì. Ma noi diciamo, il libro, nel, nel libro ci sono 200 ricette storiche, mm. però non è quello. Il fatto è quello che ci sta dietro, c'è anche la storia, perché è nata la cosa? Io volevo portare a un collega di Milano un libro di cucina calabrese e ho visto che nelle librerie c'erano due soli uno, libri di alta antropologia dove si spiega il rapporto dell'uomo col cibo in Calabria con chi mangiava, dove mangiava ma non c'era nemmeno una ricetta e poi una serie di ricette slegate dal contesto storico noi abbiamo occupato, penso, una via di mezzo cioè ci sono le ricette, ma c'è anche la storia, per esempio, una ce ne sono due, per esempio, abbiamo trovato i documenti che la zucca di Halloween l'abbiamo portata noi negli Stati Uniti. <ride> Gli emigranti di Nicotera e di Serra San Bruno la chiamavano coccolo dove è morto. Intagliavano la zucca sì, come sì, gli sì. irlandesi intagliavano le rape, sì. mettevano una candela e giravano e dicevano pagato, cuocolo, mu pagato oppure perché, per esempio, a Mammola e nel circondario si consuma il 75% di stoccafisso prodotto in Norvegia? Perché sì. tutti sanno che sì, lo sì, succede, che lo ma perché, meno. però? tutto nasce dal terremoto del 1908 sì. nel 1908 c'è cioè, stato il del terremoto dello Stretto sono morti la metà dei cittadini di Messina e un terzo di quelli di Reggio Calabria e in quei giorni c'era una nave che portava Stoccafisso in, sì. in, sì. in, si in Sicilia ed era ferma a Reggio e con quello Stoccafisso che ovviamente è andato ammollato nello Zomaro sì. perché a mare sì. non lo potevano ammollare hanno salvato da morte centinaia di persone e quindi c'è la storia di queste nostre tradizioni perché che poi come dico sempre io e poi mi taccio. No, no, la, 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 la cucina calabrese si basa su due pilastri. Uno, la fame più nera, c'era la fame veramente, fino alla seconda metà eh, del Novecento, fino al dopoguerra, la gente mangiava veramente di tutto, e grazie, grazie alla natura e al bel clima che abbiamo noi centinaia di persone non sono morte mangiavano bacche, erbe selvatiche, porcospini, friggevano, perché io per esempio c'è di, la, la frittata di cipolle senza uova, perché le uova non c'erano, sbattevano velocemente acqua, farina, cipolle, un pochettino d'olio e facevano questa frittata di cipolle senza uova, oppure le frittelle di bucce di fichi d'India, c'era la fame nera, non si buttava niente oppure le, le ricorrenze religiose, quelli aspettavano uno o due giorni all'anno per poter mangiare e, e questa era la cucina dei sogni e lì ci stanno anche queste ricette, che questa, diciamo che quelle che poi abbiamo conosciuto noi, perché noi diciamo grazie a Dio la fame noi l'abbiamo patita, noi queste le abbiamo e queste sono state le ricette più difficili da, da trovare. Perché grazie a Dio noi la fame non le abbiamo potete, le bucce di fichi d'India, non le abbiamo mangiate, però le abbiamo adesso rifatte e sono buone. Però in Sicilia si fanno le bucce di fichi d'India fanno le marmellate. Sì, adesso sì. non si butta niente. Del fico d'India sì. non si butta non niente. Neanche la famosa stella, no? Che è quella, la foglia del sì. fico d'India, viene, viene tolta sì. despinata sì. e viene utilizzata per fare una serie di cose incredibili. Noi abbiamo. Eh, dimenticato queste cose dimenticato, sì, probabilmente perché. le nostre generazioni non l'hanno neanche conosciute esatto, esatto. però insomma, anche il caffè non esisteva però si faceva Lo facevo, la, la ciofecca era la, il caffè fatto con le ghiande esatto mm -hmm. e abbiamo, e fatto il caffè fatto con le ghiande. qual è la ricetta più, che l'ha incuriosita di più la ricetta che mi ha incuriosita mm. di più Devo dire mh, quella mh, delle bucce di fichi d'India, infatti l'ho voluto sperimentare. Immagino. Però era un ricordo mh, di mia nonna, mia nonna era a Rossano, Rossano è detta la bizantina, carica di, no. di tradizioni, quindi io sono molto legata a Rossano. E c'era questo ricordo, quindi sono andata poi ad indagare, a chiedere alle zie, eh, eh, che ancora esistono, e mi hanno spiegato come dovevo fare e eh, quindi ho sperimentato. Sì, Allora, d'estate ovviamente, quando c'è il frutto, il fico d'india, si sbuccia come, come siamo soliti fare, e si, consuma, fare e si consuma il frutto, dopodiché, la buccia <coughs> non viene buttata via, ma viene eh, esposta al sole dell'estate in maniera molto. Eh, distanziandole sì, certo, l'una dall'altra, aperte. In un posto ben assolato, la sera si eh, mettono dentro perché altrimenti l'umidità della notte le danneggerebbe, come, la muffa? come i pomodori, un... eh? esatto? Sì, come i pomodori secchi, lo stesso procedimento. Quindi, poi ad un certo punto, più o meno dopo 5 giorni, una settimana dipende da è quanto il sole. il sole è intenso, si portano in casa dentro, si scuotono per bene, così mh, si fa in modo che le spine. Una volta essiccate cadono tutte e si conservano in un sacchetto del pane, un sacchetto di carta. Io le ho tenute in frigorifero per sicurezza, dentro il sacchetto di carta. Dopodiché siccome è una ricetta natalizia, si faceva la vigilia di Natale, quando appunto non c'era più di tanto e quindi questo era, uh, faceva parte del, de, di una delle 23 portate, 24 portate. Si prepara una pastella così come, come sappiamo tutte le, le pastelle sì, sì. per fare le varie frittelle fritture, e fritture. Si immergono prima nell'acqua tiepida in maniera tale che si riprendano, si reidratino queste, queste bucce essiccate. Si intingono nella pastella e poi si prendono, si sgocciolano un po' e si mettono a friggere. E poi si, si consuma. E quindi si consumano fritti. Sì, eh, non un non sapore particolarissimo che non Andiamo somiglia a, a nient'altro. li faremo queste cose, va, proveremo. 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 proveremo, Io sì, io sono una stomizzata quindi eh, voglio provare tutti i cibi possibili. In questo mondo. Eh, come? Vuole provare tutto. Sì, sì, sì. Anche se col Signore ci siamo incontrati prima... Eh, abbiamo avuto un po' un, un diverbio. Oh, io ho detto come cioè, questi che sentono, gli telespettatori, mi prenderanno per scemo a me e al eh Sì, perché dicono, ma questi due devono essere scemi. Eh sì, perché questa parla è stomizzata. Dice, si presenta. Perché io ci siamo incontrati appena assieme entrati, Ho detto, lei è una presentati. simpaticona. Eh, io ho cercato di vincere la mia timidezza patologica. E lei mi ha detto: 'Voi che siete a fare qui a presentare il libro?' detto: sì, a presentare il libro'. Anch'io sono qui perché, per la trasmissione e di che cosa parla? E lei mi ha detto: 'Di cancro, pausa.' Il mio, ha detto lei, io ne ho no. due, sempre ha sempre detto. Invece, ho detto: 'Andiamoci'. <ride> io ho detto: 'Andiamoci'. <ride> Quindi mi rivolgo ai telespettatori. Noi non sapevamo, diciamo così, il parterre, Era, siamo venuti. Sì, ma diciamo è bellissimo così. così. Però lei ci ha fatto coraggio. Ha detto, perché ho detto, ma come parlo di frittata di cipolle senza uova? Dopo che tu hai parlato, che sei stomizzato Va bene. Invece è cioè. così. È così, va bene. Lei, lei è, è, lei è una simpaticona. È, è così. Perché? Veramente. È così invece. Eh sì, è Il così. salotto viene, viene proprio confezionato eh sì, in questo modo. Eh, per, esatto. Perché l'avete confezionato bene? Se io avessi qua 5 um, stomizzati por portato <ride> una stomizzata. <ride> un altro con eh. una patologia pancreatica che, una, eh, che, che è, eh, No, invece noi dobbiamo parlare noi quando parliamo di vita. inclusione quando parliamo di inclusione parliamo esattamente in questi termini e adesso sentiamo che cosa ci dice la psicoterapeuta su questo sei sbagliato o sei giusto? assolutamente no ma infatti questo dicevamo con lui che effettivamente si è venuto a creare un ibrido particolarmente certo. importante. È naturale che sia così. Guai se non così non fosse, no? Infatti, perché effettivamente poi cioè è bello proprio perché è variegato questo salotto, cioè davvero. Eh, ci per me Daniele è una persona come tutte le altre. No? Grazie. Non, non vedo, Grazie. ma lo dico sinceramente, ma io lo, lo dimostro con i fatti, non lo dico. Ma non è per tutti così? Eh, ma non è, lo so, ma non è che io Beh. faccio come quelli che dicono, ah, accogliamo gli immigrati, poi però quando certo. gli immigrati bussano che vuoi, vattene. Capito? No, no, bisogna essere conseguenziali, cioè certo. quello che tu dici lo devi mettere in atto, altrimenti. La politica, tu che parlava il professore Sergi prima, la politica vera, la politica di Plutarco. Non per... Quali sono i mezzi invece che, che ha utilizzato lei? Ecco, e quali sono, come dire, mi piacerebbe sapere quali sono le armi della psicoterapeuta. Ah, che bella domanda. Che bazooka, pistola. <ride> no? Allora, le armi... Gli strumenti, dai, armi, chiamiamoli armi, strumenti. Armi in senso buono. Armi in senso buono, no? armi in senso buono e bazuca, certo. <ride> sicuramente no. E armi beh, nel senso che... Sicuramente è fondamentale l'empatia. insomma, del insomma del Non mestiere. per voler utilizzare un luogo no, comune. Non ho detto niente. Perché purtroppo, cioè, no, purtroppo cioè, l'empatia è necessaria. anzi Perciò vedo diciamo di quello che diceva immedesimarsi. Immedesimarsi, mettersi eh, nei panni dell'altro. L'empatia cioè, è fondamentale. Ma tutte le professioni che prevedono una relazione d'aiuto eh, necessitano l'empatia, è fondamentale. Riuscire a mettersi nei panni dell'altro, però in lo psicologo, lo psicoterapeuta si mette nei panni dell'altro, però nello stesso tempo cerca di non farsi trascinare nel, nel suo problema, certo perché altrimenti perderebbe la giusta obiettività per dare aiuto alla persona che si trova davanti. Per aiutare Daniela che ha fatto? Diciamo che è stata più Daniela ad aiutare me. Eh, <ride> dagliela, no, così. Di, di, di com'è successo, perché, <ride> perché nessuno ci crede se no. Con Daniela ci siamo viste ad un convegno un paio di settimane fa in cui appunto si parlava delle, de, delle colostomie, cioè l'argomento di cui abbiamo parlato in particolare c'è stato Giuseppe Sapone che ha parlato appunto del, eh, della gestione dei colostomizzati, io ho parlato degli aspetti psicologici soprattutto dei giovani pazienti stomizzati, ma in generale diciamo, gli aspetti psicologici dei pazienti stomizzati e poi gli è intervenuta come Diciamo come esempio, che, che poi esempio non è fondamentalmente, perché mi potrebbe dire non è un esempio? Perché molto spesso, purtroppo, come dicevamo prima con Giuseppe, i pazienti stomizzati mh, la vivono male, questa condizione. Eh, lui giustamente diceva: I soggetti giovani magari dopo un po' di tempo, hanno bisogno di un po' di tempo per carburare, ma poi. Piano piano riescono a trovare gli strumenti per, per andare avanti e io poi su questa cosa dirò mh, un mio parere. Il, ma i pazienti, per esempio, anziani la vivono malissimo, la vivono malissimo secondo me. secondo me, perché il paziente di oggi, il, anzi, l'anziano di oggi è diciamo il, il giovane di 50 anni fa, quindi viene da una mentalità diversa. Certo. Quindi gli anziani di oggi che cosa vivono molto? Il senso di vergogna? Cosa, cosa viene a mancare a loro? La dignità? La, come posso dire, anche quel senso di, di orgoglio di se stessi in qualche modo? Questi aspetti che in qualche modo nel, con, la, con il confezionamento di un'astomia eh, vengono poi a mancare. Giuseppe durante il convegno parlava del sacchetto, tutto dottore tranne che il sacchetto, per favore non mettetemi il sacchetto eh, beh, beh. perché purtroppo viene vissuto veramente male, ma logicamente cioè, se, se proviamo ad empatizzare con queste persone cioè, non è veramente inimmaginabile cosa Come si possa provare. Come lo superano? Eh, dandosi forza, dandosi no, coraggio Daniela. sicuramente. Sì, Daniele è stato veramente un esempio importante secondo Daniele me. Daniele è un esempio fondamentale. Molto vivo. Io ho avuto molto il piacere forte. di sentirla al telefono, qualcuno me ne aveva parlato, ma mi ha, veramente, non mi ha stupito. No, io non conoscevo Daniele, la sto conoscendo questa sera per la prima volta e mi conferma esattamente l'idea che mi ero fatta di lei anche il modo elegante di vestire, sì. la scelta dei colori sì, sì, sì. Eh, ti fanno capire chi hai di fronte. Io non eh. voglio perdere di vista chi ero mai. Eh, né non ne tanto meno mi voglio trascurare, non poco. mi voglio truccare, voglio mai? andare in giro, anche se è difficile vestirmi oggi perché c'è una vestibilità completamente diversa. Troverà differente. la soluzione, che vuol Ma la trovo dire? sempre, no, non, sì. non la trovo. Ho, ho trovato pure un costume ora già. C'è sempre il bypass. Sì, sempre il no, bypass no, io non, non mi perdo eh, d'animo. Oppure guardandomi allo specchio, una domanda che eh, feci con la dottoressa, quando lei mi, mh, mi ha posto questa domanda, ma tu non ti senti deturpata? Non ti senti tipo... Um, uh -huh. trasformata um, hai usato un altro termine, deformata, deformata, deformata esattamente e io l'ho guard guardata e gli ho detto veramente ero più deformata quando ero incinta <ride> cioè nel senso che um, Cherie, perché io non la chiamo mai la sacca, gli ho dato un nome sì, me la chiamo detto, a parte che è una mia compagna è il mio salvavita io certo. sono qui grazie a lei perché certo, io ho quindi. avuto una rettoragia e mi hanno portato subito per farmi customizzare, certo, certo, certo. quindi Cherie è fondamentale, noi siamo diventate complici. Per cui, se prima era dentro di me e quindi non la vedevo, quindi un pezzo di intestino, ora che il mio intestino è esterno, cioè io me ne occupo come fosse veramente parte mia, integrante, senza guardarmi allo specchio e, anche se mi ha deturpato il tatuaggio perché avevo una bellissima fenice, quindi lui la controlla sempre. perché lui è sei mesi che mi, mi vigila eh, e io devo dire che sono onorata di averlo conosciuto, perché persone come Peppe Sapone, medici, amici, infermiere, quello che è, non ce ne sono, perché lui eh, è un angelo custode, l'angelo della terra io lo considero, per cui c'è sempre, c'è di notte, c'è di giorno, c'è di domenica, è, non è il medico che poi ti chiude, chiude non esiste, vai, bravo. Ecco. Sì. Se io ho un problema perché faccio chemioterapia, ne faccio tanta. Ieri ho tolto l'infusore, quindi se mi vedete un pochettino così, traballante. Vogliamo perfettamente bene, ti tranquillo. Okay. <ride> sì, però ecco, sono un pochettino Tio così. tranquilla, che va bene così. 50 ore di chemioterapia. sono Mi detto tante. che c'ha una figlia? Una o due? Due. Una di 20 anni? 22 anni e 21. Ah, proprio. Sì. Sono, sono vecchiarella. Oh, Quando era in fascia li ha eh No, 47 anni. Eh, mi scusi, eh, cosa fanno queste due ragazze? Eh, un, mia figlia, la piccola, Valeria, oh. mente, ha vinto la borsa di studio e all'Erasmus a Madrid. Dei e quindi fanno. ora finalmente il 30 giugno scende. Noi eh, stiamo ospitando cinque ragazze spagnole per l'Erasmus? Sì. sì. Eh, Viene, eh, gliele e non vedo l'ora che torna perché. Eh no? Eh sì perché sei mesi sono tanti. So tanti. <ride> e l'altra? E l'altra invece... E Erasmus è... per che cosa? Per che attività? Come? L'Erasmus per che cosa lo sta Le facendo? Le scienze dell'economia dell per diventare nemmeno. imprenditrice e manageriale. Sì. E invece l'altra? L'altra invece mh, praticamente è stata assunta ora al Mac Drive eh, tre anni come hostess, quindi sta facendo... Questa esperienza però va anche lei all'Università Scienze delle Comunicazioni. Possiamo conoscere i nomi di battesimo? Veronica, la grande, e Valeria, la piccola. No, tutte e due con la V, chissà perché. Hanno un significato anche eh, questi eh, nomi. Eh, io eh, non eh, faccio eh. niente per caso. Facciamo come Cecilia, perché si chiama Cecilia. No, io <ride> non ho mai fatto nulla perché... per caso. Eh, tutto eh, ha un fa, senso mi nella molto, mia vita. Mi fa molto piacere. Questo è il rapporto con eh, Daniela, è molto forte, d'altra parte il rapporto col paziente, ce l'ha più l'infermiere che il medico, che il medico la vede, fa tutto quello che volete, tutto, però il medico ne ha centinaia di, di, di cioè. pazienti, se non migliaia. L'infermiere deve seguire, infatti, ha detto bene Daniela, molto bene, mi ha fatto molto piacere quello che ho sentito. No, io, ecco. io quello che cerco di, di fare, che io poi non li considero pazienti. Che con Daniela ora si è instaurato un, un rapporto di amicizia. Certo, io la considero veramente una donna eccezionale. Io seguo tantissimi anche ragazzi, adolescenti, 14, 15, 20 anni. Eh, e Sono quelle persone che poi alla fine ti danno tantissima soddisfazione. Perché eh certo. nei momenti in cui io riesco a farli diventare autonomi, cioè. A gestirsi da soli, a non avere bisogno di lei, a non avere bisogno di me. Che e non come tutor, diciamo? No, io sono sempre, come ha detto Nella, sono sempre lì, a disposizione in qualunque momento. Il mio Ma non lo spegne il cellulare? Assolutamente no. Sono, sono sempre per loro per un consiglio, per dirgli cosa eh. fare. E mi Questo collego e al dottore per il discorso dell'alimentazione. Mm. Un paziente estomizzato, la prima cosa che dice è cosa posso mangiare? Tutto, <ride> tutto almeno nel primo periodo diamo un pochettino un'alimentazione un po' graduata perché magari deve riprendersi da dopo che supera il mese dell'astomia della gli diamo un'alimentazione un libera per cui andare cioè a c'è il legge... libro pronto per essere studiato right. Esatto. sono sicuro che Daniela se lo guarderà, se lo studierà e scoprirà o meglio, riscoprirà. Ne regaleremo uno. Grazie, eh. ah, Questo mi fa molto piacere, è molto bello eh. da parte vostra. Anche perché la paura eh. poi di, 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 di questi progetti... Al prossimo convegno quelli. di stomizzati che farete, noi verremo e parleremo di questa cosa. Sarò. Porteremo un, atto, un momento di... Di distensione in questo commento. Ma sarà un piacere. Anche perché voglio dire: noi. Visto che c'era visto non che, che, visto che la prendete così, un, noi facciamo. È, è così che si fa. Facciamo così, portiamo visto che la prendete così, però non solo bello. il libro, anche le ricette già veniamo. cucinate. Ecco, bene, ecco, bravo, bravo, qualche pazzoio. È una disgustazione! Però, vedete quante persone siete perché va bene, va bene, faremo questo. Abbiamo fatto bene. Bene, allora, questo passo stretto Avete visto? Avete eh, visto cosa? Il connubio. No. Ecco. Approfitto di questo fatto che il, che il salotto è aperto per dire una cosa che pensavo quando parlavano del rapporto tra infermieri Io ho fatto per 40 anni insomma il ginecologo e tra, anche tra ostetriche, perché la gente mi chiede sempre ma voi ci siete al parto, ma voi ci siete, a, ma voi il, il collegamento è con l'ostetrica. L'ostetrica poi è quella che segue il travaglio e il parto. Io gli dico ma che cioè, noi il lavoro lo facciamo nei nove mesi. Poi, queste le ostetriche sono un pochettino l'eroe oscuro, abbandonato della nostra divisione, quando invece si, sono. <ride> quando si il perno, partoriva a il casa, quando si partoriva eh, a casa, mica andava il medico, andava e anche a Quando si, si chiamava il medico è perché era un palpo podalico, c'era qualche certo, problema. Certo, ma certo. No, a Reggio c'era un'ostetrica per Cioè, ce n'erano tante, tutte brave, ma ce n'era una che non c'è niente da fare, bisognava nascere con lei e si sì. chiamava Bozzaotra. Io la ricordo veramente: perché ha fatto nascere da una, generazione generazioni, tre, 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 tre quattro generazioni certo. addirittura, perché ha lavorato fino all'ultimo giorno della sua vita. Va bene? E infatti non si chiamava l'ostetrica, la, la, la Bozza Otra. La Otra era sinonimo di. Ed era una, una, una donna, veramente, chissà quanti reggini la, la ricorderanno in questa occasione. Professore Sergio, allora, di che parliamo con lei? Del... Intanto dovrei venire spesso nel salotto perché conosco sempre belle persone. Eh beh, so. Lei è veramente splendida, veramente. Grazie. L'ho eh, ascoltato la... con piacere. Mi chiedi... Ma io l'ho lasciata per ultimo, non per la questione di cosa, perché... Mi faceva piacere farle sentire questo, che la conosco troppo bene fin dai tempi in cui era in attività di servizio, cosa che è ancora. E lui ha delle idee molto, come dire, molto progressiste, nel vero senso della parola. Ma lasciamo stare i partiti politici, perché lui con i partiti politici non ci azzecca proprio niente. Assolutamente. Ma proprio niente, perché oggi no. la politica è in mano a gente. Che non la sa so fare. Fa, eh, sì, Definibile. Questa è la politica, eccola la politica sì, sì, Prego, così poi ascoltiamo un po' di musica. Non ho capito bene. Io volevo mai, sentire ragazzi. da lei. Lei mi ha parlato della prevenzione incendi, è vero sì, o sbaglio? Assolutamente sì. Ecco, cioè... Mi vuole dire, perché la, stiamo avvicinandoci, siamo già nella stagione estiva, sono il 21 di giugno arriverà fra poco, ma eh, la Calabria. Ha un triste primato, quella degli incendi. E francamente a me sembra impossibile pensare che siano tutti autocombustibili. Assolutamente no. Perché non vedo. Io non lo so, vorrei accendere un fuoco e se non l'accendi io non l'accendo, c'è poco da fare. Ma solo un ingenuo potrebbe pensare a una cosa del genere, Ma specialmente certo che... guardando ai fatti dello scorso anno quando improvvisamente c'è stato Finimondo con inneschi dappertutto. Neschi messi in un momento in cui c'era studiato d'arte, in cui il vento era forte. Quindi È da anni che dico che si devono colpire no? non i pastori o le stupidaggini di vario genere, ma gli interessi veri, autentici. Io non voglio accusare nessuno. Però mi chiedo, dottore Lamberti, e lo dico anche a livello nazionale, per quale motivo, a differenza della Francia, i nostri Canadari di proprietà dello Stato italiano debbono essere date in gestione a privati, pagando fior di milioni. Cioè mi pare che abbiamo pagato circa 560 milioni. È una risposta alla quale non so posso rispondere. È chiaro, non so possiamo dire. rispondere, però se non diamo risposte noi sì, abbiamo... Avremo... Dobbiamo fare la domanda a chi di dovere. Cioè, chi certo, dice, io no? lo faccio anche a livello nazionale, lo sto eh, facendo, lo so. dottore. Cioè, però mi stupisce. È che... la stessa cosa per cui le dico che la Regione Calabria spende 350 milioni di euro, una cosa per la sanità. Appunto, appunto. Fuori, fuori regione, cioè la gente va fuori regione. E per i giovani, Ma, dottore? Lei è stata curata in, eh, qua o fuori di qua? Come? È stata curata qui o fuori di qui? Qui per ora. Qui per ora. Per ora, sì. sì. Eh, poi che e parla, parliamo di quanto spende per i giovani. I, 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 i giovani noi formiamo i giovani e poi, cioè, abbiamo una perdita secca di miliardi eh. che, che, che vanno in dono alle regioni del nord. Cioè è stato calcolato, mi pare, grosso modo, che sui 73 mila giovani mandati in Lombardia, la Lombardia abbiamo guadagnato qualcosa come 113 miliardi. Eh, certo. In termini di in Ma di, perché lì di gli i campi per produrre, qui non glieli diamo. Chiaro, è un è assurdo, chiaro. veramente. Beh, però, però la cosa grave è questo, il silenzio generale. Nessuno parla di incendi, nessuno parla della fuga dei giovani. Cioè C'è un'indolenza totale, noi è pazzesca. Eh? Noi ne parliamo e anche ad alta voce. Sì, lo so, lo so. Il lo problema, so. sa qual è, Presidente? che la gente si è assuefatta. Questo sì. La gente si è assuefatta e non ha niente. Mi ricordo un libro di Oriana Fallaci, Niente e così sia. E così è, purtroppo. Ma noi vedremo di capire che cosa possiamo fare. Per adesso, addolciamoci un poco. A lei piace Con la musica. La musica. A me sì. E allora, col permesso degli altri, questo brano lo voglio dedicare proprio Grazie, a lei, perché Grazie. la musica stasera ce l'ha detta lei. Dottor Lamberto, mi consente solo un inciso? Ah, abbiamo tempo poi. Siccome, allora, dopo... Ah, voglio, abbiamo ancora ah, vabbè, allora, 50 sì. minuti. Pensavo che siamo già finiti. No, abbiamo 50, è a metà. In medio stat virtus, okay. la virtus sono loro. Okay. E a questo punto vi dico di fare tutti e tu due uno dopo l'altro. Vale, eh. Mozart... <coughs> Siete pronti? A sì. voi la parola. la pelle d'oca, eh, incisivi e delicati, oh questi mia, sono la i, nostri pelle ragazzi, I nostri ragazzi, quelli che meriterebbero ben altro eh, eh, sì. quello che e hanno, cioè, eh, sì. Ma stiamo lavorando per loro. Prego. molto bravi non so se avete notato il colloquio tra i due sì, strumenti, sì, sì, molto sì. bello tipico di Mozart sì. e i ragazzi che hanno adattato da due flauti a violino sono stati veramente molto bravi complimenti, complimenti. complimenti davvero complimenti davvero, grazie mi avete regalato 10 minuti di musica di alto livello permettetemi prima di dare la parola al professore Sergi per questa seconda parte ci sono rimasti 40 minuti circa di leggervi quella che è la nota dell'editore, che poi è Albatross, quindi un editore molto importante, per farvi capire l'importanza di questo, di questo pezzo di vita, soprattutto per voi. E eh, lo stesso dica, ma per tutti noi. Tant'è vero che poi mi darete i vostri indirizzi, io chiederò questo libro e ve lo farò avere. Dice l'editore, la morte lascia ai vivi il dolore dei ricordi. E il tempo, il troppo tempo per pensare. Quando questo momento è preceduto da una malattia, le idee, e così i dubbi, le paure, si moltiplicano, si arruffano nella testa, trasformando il lento commiato in una lotta contro se stessi. Ricordare una persona cara è un gesto delicato, responsabile e ha le stesse caratteristiche della scrittura. Scrivere eh? Vuol dire fare ordine, dubitare, riorganizzare i sentimenti, nonché tenere a mente che dall'altra parte qualcuno legge e partecipa. L'autrice ha scelto questo mezzo per ricordare una madre non sua, eppure molto vicina. Per questo ha ricostruito le emozioni dentro un'altra storia, legando altri protagonisti, allontanandosi a piccoli passi da una vicenda reale troppo dolorosa, rispettando il pudore della malattia. Attraverso la finzione, Ade, che sarebbe lo pseudonimo, rende omaggio a una donna speciale, raccontando le sensazioni e i pensieri che vorticano attorno a una notizia imminente e inaccettabile, ovvero una notizia di morte. Questo libro è una prova di memoria e amicizia e un tentativo di commiato. Il dolore, anche il più doloroso, è una storia, e come tutte le storie, ha la sua ragione di esistere e il suo diritto a essere raccontato è veramente molto profondo e molto bello questo pensiero, ed ecco perché l'importanza di questo libro, è, ed è un'infermiera, le ripeto, quindi una che conosce, non solo empaticamente, ma anche, come dire, per vita vissuta, no? per contiguità. Professore, a lei la parola, che cosa voleva dire? No, le stavo, stavo dicendo prima che mi dispiace che a volte con la mia foga... Diciamo non sono armonico a questo clima che si è creato, leggero, amabile. Deve essere così, se però no. sono argomenti che mi toccano dentro, mi colpiscono profondamente. Eh, ma certo, ma... La fuga dei giovani, le, certo. le foreste pluristecolari ridotte in cenere, il sì. PNR che non viene utilizzato. Si chiama come... rabbia, professore. Sì, si, si chiama rabbia. Si eh. chiama rabbia. Una eh. eh. rabbia Uno la, eh. la puoi esternare in tanti modi, sì. anche il certo. caos lento. Certo. E poi le stavo per citare il caso di un mio cugino che ha, che ha portato avanti quel progetto Calabresia sulla, sulla tutela e lo sviluppo dell'area dell grecanica, che attualmente poverino uh, è, guarda caso, a Milano per gravi patologie. Anche lui è, è dovuto andare a Milano. Spero che torni, è quanto, quanto è una, è una costruzione. Cos'è questo? Questo è lo studio sì, e proposte per il recupero, e quel... il riscatto e lo esatto. sviluppo dell'area grecanica. Chiamato... Che io amo chiamare Greca Antica, Grecia sì. Antica, più che Arica. Ah, sì, forse... Sembra quasi un dispregiativo, non sì, lo è sicuramente forse, però. Forse è vero. E stavo dicendo, abbiamo coinvolto anche i sindaci dell'area, ah, abbiamo, eh. abbiamo fatto il primo incontro e poi il mio cugino ha prodotto questo documento che è la proposta, che va ampliata. Questa è una proposta seria. Invece è una proposta che porto avanti io, di cui le ho parlato nell'incontro che abbiamo avuto i giorni fa. Prego. È quello di, di un centro giovanile per i giovani. Un centro giovanile diciamo, di, di formazione. Di incontro? Non solo di incontro, vorrei di che andasse molto alto. Formazione, ricerca, sperimentazione e, e addirittura brevetti. Eh, cioè mi piacerebbe, tante... mi piacerebbe che ci fosse una, una piccola eh, Silicon Valley. Ecco. Questa è una proposta che porteremo avanti con la consulta della cultura perché è una proposta valida e che mi trova assolutamente d'accordo. Che se vogliamo fermare questo. Ci vogliono ragazze... però, professore, ci vogliono i formatori. Per certo. formare ci vogliono i formatori, assolutamente, sì. Assolut assolutamente sì. Per, per fare per... la cucina ci vogliono i cuochi, se no il libro non serve a niente. No, quello che, quello che pensavo rai. tra le altre cose è invece di portare, mandare sì. i giovani fuori a fare dei master. Farli venire qua. Fare i master qua. Eh, Co Cos'è questa attività? Per esempio, per esempio, per eh, sono... Questo qui è per tutto il eh. progetto. diciamo Non sto a, eh. ad annoiarvi, e però stiamo cercando anche di ampliare gli orizzonti, di, creare, di andare oltre l'esistente. Cioè, questi obiettivi... Dobbiamo essere un pochettino visionari. Guardare al passato per farlo diventare futuro. è eh quello che hanno fatto anche loro, vedete come c'è qualcosa di, certo. di che li unisce. No, no, no. Anche loro guardando al passato hanno al futuro, ma anche, anche le attività che qui sono rappresentate. Cioè L'infermiere fa... Esperienza sul passato per andare meglio è evidente, è evidente. Ecco perché io dico che gli infermieri possono Ciao. fare sicuramente molto. Nei pronto soccorso non è necessario che ci siano sempre soltanto i medici. Ci sono dei codici che sono assolutamente alla porta degli infermieri. A dire la verità, ci sono certi infermieri con tutto il rispetto che sono pure meglio di noi, diciamoci la verità, non è una questione di esperienza, no? però ognuno, ognuno la sua, io, io la penso così. Non ci sono... le cose devono fare con passione se uno fa con passione è bravissimo la formazione è fondamentale certo, ma l'infermiere oggi ha una bella laurea, non è più l'infermiere una volta quando sono entrato in ospedale io nel secolo scorso, c'erano gli infermieri generici gli infermieri professionali ma erano i tempi di quelli sull'Arca avevano queste cose. oggi siamo andati avanti oggi l'infermiere è un professionista legalmente autorizzato e soprattutto formato gli manca qualcosa, ma non possiamo fare tutti gli infermieri, non possiamo fare tutti i medici, non possiamo fare tutti gli avvocati, certo. sennò, ognuno ha le sue, diciamo, sì, il suo campo di applicazione, no? certo. così come ora mi dica una cosa: tra psicologia e psicoterapia, ah. che differenza c'è? Allora, io lo so, lo diciamola alla gente no? dal punto di vista. non, non è sempre una domanda tecnico. banale, è che per no, la persona è importante, molte persone di quelle che ci ascoltano, diciamo è la psicoterapeuta chi è? Buh, Mangia. La differenza innanzitutto è da un punto di vista accademico. Certo. Perché eh, lo psicologo è laureato in psicologia, eh, ha fatto eh, l'esame di abilitazione e quindi può fare lo psicologo. Eh, e ora dirò esattamente cosa può fare. Mm. Lo psicoterapeuta fa un percorso in più. Eh, ma, di solito appunto viene, eh, viene iniziata, viene, mh, viene, appunto eh, effettuata una scuola di specializzazione in Italia ce ne sono di, di diversi approcci eh, viene effettuata una, questa scuola di specializzazione che dura all'incirca 4 anni eh, e quindi si diventa psicoterapeuta di solito lo psicologo non può fare terapia non psicoterapia, la non la, la psicolab... può fare perché non ha gli strumenti per poterla fare. Lo psicoterapeuta, invece, nel suo secondo percorso ha, eh, diciamo, si, è, si è fatto padrone di questi strumenti per fare psicoterapia. Secondo lei che... chi ha bisogno dello psicoterapeuta? <ride> Bella domanda anche questa. Chi ha bisogno dello psicoterapeuta? Fondamentalmente le persone che vivono dei profondi disagi psichici. Lei non Meglio. pensa che i disagi psichici oggi li vogliamo tutti? Eh, infatti non volevo dirlo. Ma no, io lo so, dico io, non ho paura. Assolutamente. Non volevo Se dirlo, noi siamo portati chi a chi pensare chi che il disagio psichico sia, come dire, sovrapponibile al disagio fisico, invece sono due cose diverse. Il cervello fa parte del corpo, esattamente. C'è da fare, e non si vede quello anche che. Anche i greci ah, lo dicevano, ah, mensana in corpore ah. sano. Eh sì, ma. Il, 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 la, la, la relazione esistente tra corpo e mente è molto forte, sì. molto importante. I processi psicologici. Quindi potrebbe essere anche mens non sana in corpore sano. <ride> sì, sì. O meglio, per, essere, per dire in latino, mens insana in corpore sano. Perché, la, mentre il corpo lei lo vede, la mente no? Anche se c'è un modo di comunicare, che è quello non verbale, che ci tradisce, sì. perché io posso dire tutto quello che voglio, a parole, ma la mia, il mio aspetto, il mio modo di trasmettere a lei, di accompagnare ciò che dico, mi tradisce. Sì, Se io divento rosso, poster... divento, oppure, non le posso dire una parola dolce guardandolo con un ghigno, capisce? Cioè, e mentre la parola io la posso comandare, l'espressione no. Colorito, Su questo no. per, con me sfonda una porta aperta perché io ho fatto pure un master in analisi della comunicazione non verbale ah. e, ed è veramente. Invito a nozze! No. So. Sì, sì, un invito a nozze. Invito in a nozze questo, sicuramente. Sì, 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 assolutamente. Mi dico, ma a me interessa molto l'esperienza bellissima tra virgolette perché comunque è un'esperienza di Daniela. No? Come ha vissuto lei questa esperienza? Daniela? è allora, una persona speciale, su questo non ci sono, non dubbi. Ci sono dubbi. Perché è una persona speciale? Perché forse è una persona normale. Perché essere normali oggi significa essere speciali. È vero. Eh, perché nella normalità... Eh sì. Mh, sì. Ecco, in che cosa consiste questo? Allora, nome? io secondo me c'è stato un, uno scatto, un, un qualcosa che è, è scattato dentro. Sì, esattamente. Poi fondamentalmente che è in quella condizione che si dovrebbe raggiungere per appunto riuscire a stare bene, Vabbè, sia facciamo. per i soggetti stomizzati che per tutti quanti. Eh, passare da, a, da passivo ad attivo, scusate il gioco di parole. No, ma cioè, no, è giusto dall'aver subito una qualche cose. Perché che chi, soccombe della natura, oggi, chi soccombe oggi alla malattia, alla malattia psicologica, alla malattia in genere, mm. è quello che subisce passivamente. Chi invece assume un ruolo attivo come ha fatto Daniela, ecco che non soccombe, riesce a ad assumere il controllo di giusto, se stessa e della sua vita. Self control. Esattamente. Eh, Daniela, come la trascorre la sua giornata? Ci rispetto con quella di Bravo, bella risposta. Bravo, che attività bravo, svolge? Mamma. Svolgevo. Svolgevo eh, perché con 50 ore di chemio ogni 14 giorni sono tutto... un po'. Un po' Però c'è un ruolo che sicuramente svolge lo stesso. Quello di mamma, sempre. È brava, <ride> ha letto del pensiero. Quello in assoluto. Che rapporto ha con le sue figlie? Eh, da amiche, siamo amiche, ci passiamo poco, quindi siamo sorelle. Ringraziando a Dio ho un bellissimo rapporto. Sono uguali? Mm, simili. Nonostante siano figlie di genitori separati, sono due ragazze veramente. è una parte no, so... consolidata. Beh, non è questo. il Sono problema. veramente due ragazze in gamba. L'orgoglio mio sono. Beh, una che va a fare l'Erasmus, non può essere una di, di secondo. No, una. no, ma tutte e due entrambe. l'altra, probabilmente entrambe. È per quello che fa. Sono veramente due e ragazze. e Loro come l'hanno presa questa cosa della sua malattia, la, la considerano ma la come la considera malattia. lei o no? Ecco, io non la chiamo malattia come. Sì, la, la chiamo per identificarla mm. in questo momento. Loro la vivono bene perché vedono me bene. Si identificano in lei, quindi. Sì, no, quindi, quindi quando vedono me che canto a casa, che eh, faccio un po' di ginnastica. Allora guarda cosa ce la deve spiegare. No, io, che canta? Io tutto canto. <ride> anche la io lirica? Do... No, lirica no. <ride> <ride> non esageriamo, anche perché con una metastasi al polmone io eh, Vabbè, quando cantica, canto via, una canzone anche di, di Mina, Patti Bravo perché mi piace mm. la musica vecchia antica, sono antica sì, sì. mi piace spolmonarmi cioè, e, e penso ma come faccio ad avere questa potenza e io penso che c'è qualcosa di soprannaturale perché diciamo che anche il dolore è un dono sì. e quindi c'è molta accettazione, c'è molta consapevolezza anche di dover, di dover rinascere domani, perché non mi piace parlare di morte, la morte la identifico come una rinascita in cielo. Quindi, se dovesse una, finire domani, con le sue va amiche, che rapporto ha? Con le mie figlie? Amiche, è eh, una con bella le, parola. Eh, sì, eh, vero. Ho pochissime amiche, pochissime. C'è qualcuno che si è allontanato da lei. Più che allontanato in questa situazione, sono resuscitate tante persone curiose eh, Curiose eh. oppure che mi cercano per quello che ho, non per Daniela. Cioè, sì, a me sì. non mi devi chiamare per dirmi come stai, Co come, come posso stare? Sì. Cioè, io cioè, parlando in maniera proprio, molto, molto maniera. spicciola, quando Sheri si stacca ogni tanto la notte. Capita che io mi sveglio alle tre del mattino e mi metto completamente col pigiama sotto la doccia. Perché è normale. Certo, vabbè, questo che parte, capita. Fa che... parte della sua, del suo problema. Quindi problemico. quando tu mi chiami e mi dici buongiorno Daniela. Buongiorno. È un po'. Cioè, chiedimi Dani, ci andiamo a mangiare un gelato più tardi? Cioè non mi parlare sempre come procede la chemia? guardi che questo è un vizio di tutti. Sono inoperabile. Quando lei però... incontra una persona, anche senza un problema, la prima cosa che fa è come stai? Una domanda ipocrita, perché se ce l'hai di esatto, pronto lo vedi come stai. Esatto. no? Ma è un modo di dire, capisci? Non è che sì, per dire ciao, non, non la devi prendere come... Dottore, con due carcinoma maligni, stomizzata, come posso stare? Eh, come cioè, sta per quanto lei? io sorrido... Come sta lei? Come sta lei? Cioè, come combatte sto? la sua battaglia? l'unica cosa che, che voglio fare ora eh, è eh, sbloccare l'assicurazione della moto, che ho una moto, e <ride> riprenderla, questo eh, la E lo farò moto tranquillamente farò piano, eh. mio, mio appoggio assolutamente. riprende la moto okay. ma vada piano. Sì, no per, ma per non corso. per lei per tutti devono andare <ride> a no, no, no non amo la velocità non eh, sono bravo, una persona che mi non piace per, perché ti puoi nessuno, spostare veloce purtroppo ti... la moto no, è sempre no, due ruote ti sono ti puoi spostare in maniera molto eh, facile qual è la con più, la più la macchina... bella soddisfazione per un infermiere come lei? Trovare persone come Daniela ne ha trovato Davvero. solo una? No, tanti sono ah, persone che ti gratificano dal punto di vista professionale e la più grande delusione? quella di non riuscire nel, nel compito di educare una persona a diventare autosufficiente. Io trovo tantissime purtroppo difficoltà, ma perché questo? Perché il compito di uno stomoterapista è quello di istruire la persona stomizzata e fargli ascoltare tantissimo, perché loro sono persone che vogliono parlare tanto. Eh fanno tantissime domande Calabresi. calabresi sì, sì, come no, ma non del soltanto del... calabresi ma io ho avuto anche esperienze al nord perché eh, vado tantissimo in giro per l'Italia a confrontarmi con altri colleghi stomoterapista a livello sia nazionale che internazionale quindi ci confrontiamo sulle realtà regionali e quindi bene o male siamo sulla, tutti sulla stessa lunghezza d'onda eh, certo, la, la cosa più bella è quella, trovare è una loro. è la cosa che ci appiattisce sotto questo esatto. punto di vista. Purtroppo, la, la, la cosa che è più, più diciamo così, meno gratificante qual è? Che la figura dello stomoterapista non è una figura riconosciuta, malgrado ce ne sia tantissimo bisogno. E eh, anche questo è una delle. delle... Delle del nostro ordinamento, esatto, ma, ma non è una cosa a livello di regionale della Calabria, ma a livello nazionale no, 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 ci no, sono pochissime regioni che, che non, ovviamente non sì, eh, no. riconoscono questa figura. E io ripeto, Daniela lo sa, eh, non è tutto quello che, perché voglio dire, il, il cosiddetto sacchetto, come lo chiamano loro, è nascosto. È tutto quello che ti è dietro è un mondo perché la paura maggiore in una persona che ha un'astomia è il distacco del presidio. Quindi, nei momenti in cui non riesci a raggiungere quell'equilibrio, quindi di soddisfazione, di sicurezza, un paziente diventa una qualità di vita pessima. E mentre nei ragazzi, nei giovani riesco ad arrivare a questo equilibrio, nelle persone più adulte, purtroppo, questo ci si deve lavorare tantissimo, ma tanto, però soddisfazioni immense. Io gliene auguro sempre di più. Grazie. Facciamo un ultimo giro perché siamo arrivati a, al giro di Boa. A ognuno di voi partiamo da lei e finiamo con il professore. Una domanda, un argomento perché io, che lei avrebbe voluto che io le chiedesse e che invece io non le ho chiesto, perché non è che sono piccolo della mirandola. Una domanda, una cosa che, lei, una domanda che non le ho fatto, una cosa, cosa che vorrebbe invece dire qua, visto che la, la platea è numerosa, glielo assicuro. Sì, infatti è molto, molto difficile sapendo che c'è una platea così. Eh no, ma guardi che la seguono, non si eh, Qua so. vogliono vedere le persone. Mm. Daniela e tutti voi siete persone. Al di là dei vostri problemi, al di là delle vostre... La cosa più bella l'ha detta il collega, quando ha detto una cosa è il ginecologo, una cosa è l'amante, per esempio, della ricerca dei cibi perduti. Beh, perché sono due cose diverse. Ebbene, ma qui abbiamo, non abbiamo parlato di ginecologia, no. abbiamo parlato dei cibi perduti, no? eh, della pasta che non si trova più, imbottita. Ebbene che io mi ricordo quando eravamo bambini la domenica non c'erano santi, non te la cacciava manco, che, che si mangia oggi una pasta imbottita. La cosa, ecco, questo intanto la regia ha mandato in onda questa bellissima copertina alla ricerca del cibo perduto. Anche potemo, quella parola cibo la possiamo, la possiamo come dire, cambiare, scrivere alla ricerca del tempo perduto, alla ricerca dell'amore perduto, alla ricerca dei giovani perduti, a, a voglia quante cose possiamo scrivere, alla ricerca Grazie della per salute voi. perduta. Ma per qualcosa... Siamo tutti alla ricerca di qualcosa, no? Lei che cosa sta ricercando? Allora, mh, no, io devo dire che insomma ho una vita abbastanza, abbastanza movimentata. movimentata, attiva, <ride> sì, sì. No, per quello non. È. Una cosa che mi piacerebbe riprendere, che ho lasciato da un po' di tempo, è il teatro. Ah, un altro invito a nozze. <ride> sì, non ho tu. Perché lei recitava? Sì, ho, ho recitato eh. con mio fratello, è un commediografo e regista di teatro eh, nel Cosentino. È eh. un pochino lui. più avanti di noi, la sì. dire la verità, anche, en, se, anche se qua da noi la cultura teatrale si sta facendo sì. come dire, molto avanti, sì, ma la si fa a livello amatoriale e professionista locale. Non c'è la via di mezzo. No, esatto. Eh, manca, ma, ma manca anche il teatro importante, manca il teatro importante perché qua non c'è la cultura del teatro, perché non ci sono i teatri, la verità è questa. Infatti, e lei che attivo... cosa interpretava, cosa ha fatto di bello per te? Allora, mio fratello ha fatto due, eh, ha fatto un, diversi diverse commedie molto, molto carine, molto interessanti. Lei ha qualcosa, qualche personaggio? Eh, sì, allora, intanto lui ha fatto Teresa la mamma. Mi, sono, mi riprendo ad Anna Magnani sì, e a, sì, sì. Al, Bello, a Roma sì. Città Aperta. Sì. Ha fatto una, veramente, abbiamo fatto una rappresentazione teatrale molto bella, su, su questo personaggio Teresa. Io ero uno dei personaggi, diciamo, del, di Roma Città Aperta, diciamo, che faceva parte del, un po' dei, del dei movimenti di... Eh, di ribellione e poi un'altra, oh, ho interpretato anche un altro personaggio, <ride> mi è un po' da ridere perché ho fatto la la governante tedesca in un'altra un sua rappresentazione. Cos'era? Gete? Cos'era? Chiesa tedesca? Cos'era? No, 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 era fatto, tutto scritto da lui. Ah, tutta una cosa, una cosa Tutto no, scritto bella, da lui, faccio. quindi insomma. E poi ho, ho fatto qualcosina qua con, con i bambini. Ma lei che fa psicologia e psicoterapia il teatro, il per teatologia. lei è, è la scuola di... Come posso dire? È il terreno di cultura, con la O, cultura. Assolutamente. Allora, dottore, ma è, è meglio fare il ginecologo o è meglio fare il cercatore di cibo perduti. Non c'è paragone. 40 anni davanti a quella zona che poggia sul sedile della bicicletta per di più di un solo sesso. No? Per l'amore di Dio. Però certo, vede, quello che fa grande il nostro mestiere è stato il momento del parto. Lì c'è cioè, come vede, arrivare quando uno è morto, non so se si sarà capito, vederlo già morto non è come vederlo morire. È, vero. è la stessa cosa arrivare quando uno è nato oppure vederlo nascere. Quando si vede una persona nascere è come vedere una persona morire, soltanto che l'emozione è contrario. piacevole invece che spiacevole. Ora noi siamo stati fortunati perché per un ginecologo vedere... sono dei momenti, sai come la riva del mare, no? quando è la, non è l'acqua e non è la sabbia, c'è cioè, sì, sì. un momento di passaggio e in quel momento di passaggio si decide la vita di quello che nasce, della madre, del padre e adesso anche la nostra e di chi c'è perché se le cose vanno male sì, mamma mia. <ride> ci sono problemi serissimi. No? Mamma mia. Mio padre faceva l'anestesista, diceva che quando entrava in ospedale si sentiva un dio, noi adesso entriamo ma i rischi sono enormi. E... Oggi sicuramente è una grande soddisfazione, sicuramente soddisfazione quando nasce quando il momento, quando là nasce una nasce un bambino ma nasce anche una madre, certo. nasce un padre. Cambia la vita di quelle persone certo. per noi cioè, poter vivere sembra come in quel, la stanza, in quel momento c'è un'energia che non c'è, certamente, per scrivere la frittata di cipolla senza uova. Questa è una. È una è un divertimento. Insomma, è una cosa perché, noi, io, se lei mi permette, io volevo Ma leggere no. due facciate eh. di questo libro eh. perché c'è la mission di questo libro. In eh. queste eh. due facciate e così Prego, la ci togliamo. Perché quello che volevamo dire noi, no, è questa, nella, nelle conclusioni, no? Se c'è una parola che può rappresentare degnamente i tempi che stiamo vivendo è incertezza. I nostri genitori, i nostri nonni e i bisnonni hanno vissuto i tempi della certezza, dalla nascita alla morte. Erano certi di avere un padre ed una madre che li avevano procreati con un normalissimo rapporto. Erano sicuri che sarebbero cresciuti nel paese, anzi nelle strade dove erano nati, che sarebbero andati a scuola e se fossero stati bravi... Sarebbero stati promossi e certamente avrebbero trovato un posto di lavoro. Avrebbero sposato una ragazza o un ragazzo dello stesso Paese, e avrebbero avuto se il Buon Dio li avesse mandati dei bambini. La domenica sarebbero andati a messa e al ritorno si sarebbero fermati alla pasticceria, sempre quelle, e avrebbero acquistato i dolci, sempre quelli. Sarebbero andati in pensione prima di morire godendosi i nipotini ed essendo accuditi in casa dai figli, e alla fine sarebbero morti e i parenti e gli amici sarebbero andati a casa per porgere l'estremo saluto. Nell'elenco delle certezze vi era anche il rapporto col cibo. I nostri genitori, nonni, bisnonni, eccetera, erano certi che la vigilia di Natale avrebbero mangiato quelle date cose, e cascasse il mondo questo succedeva puntualmente, e così pure a Pasqua e nei giorni di festa comandati. Il sottoscritto ha un'età per la quale ha vissuto quei momenti. Pur non provenendo da una famiglia indigente ricorda che la merenda era costituita negli anni 70, il sottoscritto è nato nel 58 e la merenda di cui parla la ingurgitava quando aveva all'incirca 6-7 anni da una fetta di pane bagnato con sopra dello zucchero. Bene. Divenuto più grandicello ricorda che il pesce della vigilia di Natale era costituito dalle alici. Che guarnivano gli spaghetti con l'immancabile mollica brustolite e dalle anguille fritte. Certo, ogni paese, addirittura ogni famiglia, aveva le sue tradizioni e quindi le sue certezze. Ultima facciata. Ma oggi, come un bambino non sa se è nato in provetto o meno, se mai troverà un lavoro o se riuscirà ad andare in pensione prima di morire, così anche le certezze culinarie sono andate, è proprio il caso di dirlo, a farsi friggere. Eppure, l'uomo ha un estremo bisogno di certezze. Sulle certezze dovrebbe basare la sua vita. Il nuovo mondo, perciò, ha pensato bene di darci delle nuove certezze. Ecco che si è inventato la festa della mamma, quando una volta un fiore glielo si portava non solo in questo giorno. Quella del papà, San Valentino. Sono le nuove certezze, un succedaneo di quelle vecchie. L'altro giorno, ho ascoltato, senza volerlo, una conversazione. Un elegante signore diceva all'altro: Mannaggia, domani è Natale. Pausa, sono chiuse le banche. Ecco, in questa piccola frase era chiusa una grande verità. Una volta il Natale era solo una ricorrenza religiosa, poi con l'avvento del benessere è stata una ricorrenza religiosa e consumistica, poi ha smesso di essere una ricorrenza religiosa ed è rimasta solo una ricorrenza consumistica. Adesso è solo un fastidio, un ostacolo che si frappone alla frenesia della nostra corsa verso il nulla e figuriamoci in questa situazione che fine potevano fare le nostre povere anguille ecco questo <coughs> per dire che è un libro eh, sì, ci sono le ricette però parla del... non è la ricerca del cibo perduto ecco. è la ricerca dei valori perduti dei valori perduti. Ma ecco, dei... perché, ecco, ecco perché le ho detto che quella parola quel sostantivo potrebbe essere eh, sostituito sì, so. da centinaia di altri da quello che lei ci ha letto alla ricerca del valore perduto io io che sono più o meno suo gaetano qualche anno di più, ricordo che i dolci si compravano solo la domenica, oggi, oggi si gettano tutti i giorni ma vogliamo dire i matrimoni eh, vogliamo eh, parlare dei matrimoni no, di ma una volta no, i matrimoni già ancora ancora e che ogni il il battesimo, no. 18 anni diventano un matrimonio eh sì. anche un, una, un invito io eh sì. guardi ce l'ho a morte, ma proprio a morte eh sì. e non lo vogliono capire ma purtroppo eh, mi odiano per, per questo, i club service quelli che dovrebbero fare cose un pochino più utili di quelle che fanno perché si ammantano spesso e volentieri di cose inutili qualche volta fanno qualcosa tipo la polio Plus è stata una bella cosa. Eh, la, la conviviale, la prima cosa. Quante portate ci sono alla conviviale? Ma mangiatevi un panino con la mortadella e cercate di fare qualcosa di più perché la, la, la nostra terra se ne sta andando a ramengo. Bella, cosa no? mi rappresenta quella cena, quel pranzo? Sì, è buono per, i, si va per dire per i nostri ristoratori Invece. che purtroppo non fanno grandi affari. Ma come ha detto qualcuno in questi giorni, un grande personaggio, ha detto. Abbassiamo i prezzi dei ristoranti, facciamo in modo che la gente venga e vedrete come la gente verrà e sarà più numerosa. Finiamola con queste conviviali da nausea totale ma perché sono, si riempono la bocca. Basta. No, adesso, basta con queste conviviali se uno a con cinque forchette. Ma quelle cose se ci, vuole io quando arrivo, ci vuole il 118 parcheggiato fuori, eh. prego? Ci vuole il 118 parcheggiato fuori. Ma no, ma, no, ma no, si, è, si è superato vedi, io, ogni ogni Quando immagino. io sono invitato a una di queste dove non posso fare a meno, perché spesso dico di no, ma non perché per supponenza, è perché non mi va, perché, perché il cibo non è il cibo. È un elemento che ci serve per vivere meglio, per vivere, se eh, non per altro. Io quando arrivo e conto le forchette, già mi sento male. Uh -huh. Quando trovo quattro forchette, faccio, ho capito, qua siamo pronti per. Eh, ah, Speriamo che lo capiscono perché i club service sono, io non è che ce l'ho con loro, per carità, facciano pure. Però il problema è uno solo: ci sarebbero tante cose da fare, importanti, serie, soprattutto motivare la gente che resta, non quella che va via. Daniela, siamo arrivati proprio in zona Cesarini. La domanda che non le ho fatto è che avrebbe voluto sentirsi fare. Ma io credo che organizzare magari delle sedute di gruppo per aiutare le persone che vivono quello che sto vivendo io, ma in una maniera di, di non accettazione, sarebbe veramente utile per aiutarle. Cioè, tra per... trasferire trasferire quella che sì. è la sua forza a quella di sì. altri che un hanno un po' il di luce sì. bello Se si e qua gli infermieri e gli psicologi la possono molto aiutare e sì. noi con... però guardi stasera un aiuto le è arrivato inaspettato bellissimo, mi è piaciuto molto e ogni volta che faccio un salotto esce fuori qualcosa del genere quello che le ha offerto il dottore, le ha detto io porterò nella vostra assemblea al vostro convegno di istomizzati dove porterò il libro e magari porterò anche dei cibi perduti. Sì, è una bella una cosa. cosa bella, sì. È una bellissima cosa. È un'apertura a 360 ⁇ gradi È indipendente da me perché io non, non posso organizzarle io queste cose. No, quindi. non deve organizzarle. No, <ride> io è, posso essere invitato. Non è importante chi lo organizza. è e il fatto che una persona come il dottore che ha fatto il ginecologo ma non si è occupato di stomie, oh. le sta dando un'opportunità, le sta dicendo io la sento mia e... Faccio in modo che questo libro sia diffuso anche tra voi, è bellissimo questa per cosa. Per me sì, me sarebbe una cosa. Ma abbiamo già fatto un patto, quindi. Sì, sì. Sa... Quindi, avete visto, nasce quindi. così. Prego. Innanzitutto la, è... la ringrazio per avermi invitato a questo salotto. Salotto, diciamo così, perché ho imparato tanto perché ho visto il Preside che si occupa dei giovani, che è una cosa bellissima. Eh, cioè. Tre figli, purtroppo, tutti e tre, sono Maria per questione di studio, non credo che tornerà a Reggio, è quello che io voglio creare, cercare di creare insieme a lei, Perché lei ormai è ormai diventata il mio punto di riferimento. Ogni volta che io faccio dei corsi di aggiornamento o qualche cosa, e tutto il punto di riferimento base è Daniele. che è un esempio eh, eh. impressionante. Una testimonial. Sì, mm. ma infatti tutti i ragazzi, perché io insegno pure agli os. E ogni volta Porto Daniela questi ragazzi rimangono stupefatti dal suo, dalla sua forza, dal suo modo di essere, dal suo modo di reagire Una dalle domande molto... imbarazzanti che mi ma fanno anche è eh, bello, è bello gradi perché, perché poi la, 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 le nostre cose di base qual è? alcuni tipi di domande imbarazzanti andarlo a fare ma non per chi li riceve ma per chi li deve andare a fare certo. io su questo, io glielo ho detto a lei, io non... Eh, uso una, una cosa un pochettino spiacevole, non ho pietà, perché io se devo fare il professionista in quel momento non posso avere pietà di te. Io devo... Ah no, ma quello te. sarebbe l'errore più perché grave. Lo sa. Io con no. lei ci siamo bisticciate tante volte perché magari lei dice io devo... Bello. fare così. No, tu o fai Bello. quello che ti dico io, nel naturalmente, oppure è inutile che tu vieni da me, però poi si è instaurato un rapporto bellissimo con lei e con tante altre persone. E io eh, ho parere reso anche la palla al balzo, perché no? Perché ci sono tante domande che molti pazienti stonizzati mi fanno e quella appunto C. Manuelita. No, mi sarebbe... scusi, eh... da dove viene questo nome? I miei genitori andarono a vedere Marcellino Panevola. Ah, ecco. <ride> È il nome del signore, Manuel. Eh, Poi sì, loro sì, l'hanno sì, sì, eh, aggraziato con Manuelita, con questo... Prego, genitore. mi stava dicendo. Ecco. Mi piacerebbe riallacciarmi a quello che, che diceva lei prima, cioè quando mi trovo eh, seduta ad un tavolo e trovo già le quattro forchette, io vado, capisco di cosa si tratta. Ecco. E a questo proposito, mm. l'esatto contrario, volevo parlare un attimo della dieta mediterranea, mm. che è nel libro insomma, è un capitolo sì. dedicato mm. alla dieta mediterranea. La dieta mediterranea innanzitutto è uno stile di vita, è un modo di essere. Certo. Nella dieta mediterranea non ci sono solo i cibi, i cibi quelli più semplici che ci offre il territorio che abitiamo, ovviamente, quindi con, con i prodotti tipici, ehm, con um, tantissime cose che magari non, non si riescono a trovare in, in tutti i posti eh, e li abbiamo solamente noi. Ma è il paesaggio, è il mare, quindi è l'aria che respiriamo. Il contorno è per usare un termine le note: <ride> tra la gente, quindi è un modo di essere, è uno stile di vita eh, nel quale non è contenuto solamente ciò che mangiamo, ma proprio tutto ciò che siamo a 360 gradi. Noi siamo ciò che mangiamo. <ride> Esatto, e non è una frase fatta, ma è così. Ecco perché io dico che il vostro libro ha un valore immenso. Perché quando vengono i turisti qua, non vogliono mangiare le tagliatelle alla bolognese, eh, no, vogliono no. mangiare no. I, i maccheroni sì, calabresi sì, sì. Sì, conditi con figliata. i nostri pomodori. <ride> Certo. le, oh, le cioè, acciughe salate, prodotto, lo stocco. Ascionatura cucinato. Ma non vogliono, vogliono provare i sapori della terra cioè, nostra, eh, no? certo, Noi abbiamo sì, il tartufo, sì. non è quello di Alba, è il tartufo dell'area grecanica. Sì. Perché non sì, ha il pregio sì. di quello, ma comunque è un tartufo che vale pure quello sì, quanto sì, pesa. Sì. Oltre a tutte le biodiversità che abbiamo, ma certo. Quando capiremo queste cose, speriamo, bah, eh, so, sì, speriamo sì, bene. So. Professore, a lei l'onore di concludere Grazie. Io credo e sono fermamente convinto che la deriva dalla Calabria non sia un destino ineruttabile. Dovremmo provare a creare un arcipelago, perché noi abbiamo tantissime isole, splendide isole in Calabria, splendide persone. Faccio un esempio, Angelino De Salvo. Come no? Faccio un esempio, Nanni Barbaro. O giovane, o giovane ragazze in gamba come Giovanna Malavenda, Maria Rombo che collaborano con me. Se noi mettiamo insieme, e sto provando a farlo, tutti questi soggetti eh, facciamo in modo che le isole almeno diventino un arcipelago eh, e che, che incominciano a comunicare, a costruire qualcosa insieme, qualcosa si può fare. I giovani dobbiamo tenerceli noi. Bravo. E sarebbe questa la auspicabile. I giovani che avete sentito, i due giovani musicisti ne sono un esempio assoluto. Bene, io vi ringrazio per questa grazie vostra partecipazione. Voi, Come avete visto bellissima, siamo riusciti, sì, riusciti sì. a creare una affratto. nessuno ha dato sulla voce, nessuno ha gridato, nessuno ha fatto di solito nei salotti mh, televisivi nazionali si grida, si alza la voce, bla, 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 si insulta addirittura. Noi quando non insultiamo nessuno. Eh, Parliamo in termini molto semplici, pagati e affrontiamo temi anche di una certa importanza. Mi lasci fare, ma non è una captazio benevolenza perché non, non ho bisogno. Cioè io l'ho conosciuto, l'ho scostata al telefono e sono rimasto davvero colpito. Sono perfettamente d'accordo con il suo tutor, ormai l'abbiamo nominato così, ecco la sua psicologa. Eh, lei è un esempio che però deve essere... Trasmesso l'esempio in quanto tale vale poco, è importante diffondere questa sua forza. Bisogna dividere questa forza perché dividendo la forza si moltiplica. Sì, e grazie. quindi, grazie, complimenti e sì, un saluto lei. particolare alle due figliuole che sono grazie sicuramente mille. la sua, eh, come dire, eh, la sua ragione di vita. Se mi permettono, sì. l'unica ragione di vita: grazie, grazie a tutti voi. Complimenti sì. per questa pubblicazione. Eh, vi posso dichiarare in libertà provvisoria <ride> Sono... buona Grazie. serata a tutti Grazie. arrivederci Grazie. 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 Buona